Buongiorno a tutti, allora direi che possiamo iniziare. Vedo un nutrito gruppo, credo che siamo tutti. Poi se qualcuno arriva un po' in ritardo lo facciamo entrare in corso di presentazione. Allora, io sono Romina Bicocchi del FLAG Costa degli Etruschi. E project manager del progetto Ensemble, all'interno del quale stiamo sviluppando questi incontri. Questo in particolare è il secondo dei tre incontri che abbiamo in agenda per questo progetto. Dunque, volevo fare una breve lista dei partecipanti. Grazie, siete numerosissimi, quindi grazie di aver risposto al nostro invito. Partendo dalla regione Liguria abbiamo la dottoressa Feletti Mirvana, appunto del settore pesca, Augusto Comes, non so se è, non lo vedo ancora, per il FLAG, appunto Liguri. Lara Servetti, consigliera del direttivo del FLAG GAC Il Mare delle Alpi, non so se è già entrata. Salvatore Pinga della cooperativa Imperia Pesca, che insiste sul territorio del FLAG GAC Il Mare delle Alpi, sempre, sempre. Dunque, per quanto riguarda invece la Sardegna, abbiamo Maria Carla Soro della Regione Sardegna, Alessandra Cannas, sempre del FLAG Sardegna Sudorientale, Ruggiunino, Raff. Sud-occidentale, scusa. Sud-occidentale, scusa tu, grazie della correzione. Ruggionino del RAF Flag Sardegna Orientale. E poi appunto abbiamo, sì, Alessandra Cannas, l'ho detto. Per quanto riguarda la regione toscana abbiamo Giovanni Maria Guarneri, che appunto fa parte della regione del settore pesca, il FLAG Costa d'Argento, Enrica Franchi, Alessandra Malfatti del FLAG Alto Tirreno, e poi abbiamo Miriam Giorgeri del FLAG Golfo degli Etruschi. Abbiamo appunto i partecipanti del progetto Ensemble, alcuni partner, come diceva prima Andrea, Remi Bellia di Petra Patrimonia Corsica, Maria Rita Cecchini e Elisa Turiani di Legambiente Toscana. E diciamo sempre della Toscana abbiamo Andrea Bartoli, che è il presidente di Federcopesca Toscana, è appena entrato in questo momento. Pietro Gentiloni, che invece fa parte del CISPE, ci sta facendo diciamo, alcune attività all'interno sempre del progetto Ensemble. Buongiorno a tutti. Amanda Tiribocchi e Giulia Peloso, che sono animatori del nostro FLAG Costa degli Etruschi. Andrea Brogioni, che è responsabile tecnico-amministrativo del GALF Armaremma, che è capofila del FLAG, e Andrea è anche il coordinatore del progetto Ensemble, Daniele Conti della cooperativa San Leopoldo, che è cooperativa socio del FLAG, e Roberto Seghi, che è il direttore del nostro FLAG. Al quale lascio la parola per un saluto. Un momento, Romina, Se ho dimenticato qualcuno, Guarda, ci sono un paio di segnalazioni via chat. Sì, ditemi un po'. allora sì, ringrazio intanto
Enrica, che ci segnala anche la presenza di Lisa, che saluto. Lisa Cameron Smith, responsabile dell'animazione. E poi vedo anche per la Sardegna Cizia Olivieri, che è animatore del flag Pescando Sardegna Occidentale. Poi chiedo ovviamente a chi è rimasto scusami se posso prego. Intervenire. Prego. Siamo presenti anche come flag Nord Sardegna. Benissimo. Sono presente io, Gian Mario Garruccio, sono il direttore. Sono presenti con me i colleghi Michele Angius, che è il nostro RAF, e Danilo Bene. Spano, che è il nostro responsabile CLL di area legale. Davvero, guarda, ti ringrazio perché questo ci permette, ricollegandomi a quello che diceva Romina, proprio di ringraziarvi a tutti per questa, per questo interesse, ecco, per questa partecipazione. Crediamo che questo strumento, che purtroppo sostituisce la presenza fisica, no? E degli incontri, però ci abbia permesso oggi di riunirci da così tanti territori, perché davvero riuscire a mettere insieme tre regioni in un'unica mattina è sicuramente per noi un grande piacere di ospitarvi e di iniziare con voi questa riflessione. Quindi io, come diceva Romina, lascerei la parola a Roberto, direttore del FLAG, in modo che ci possa fare un saluto introduttivo. Ma io ringrazio tutti i partecipanti all'incontro di stamani mattina. Come ricordava un attimo fa Andrea, per fortuna è un incontro numeroso, partecipato, con soggetti che peraltro hanno nell'ambito di questa attività ruoli diversi, FLAG, regioni, enti locali, aziende. Credo che da tutti possa venire un contributo agli approfondimenti che nell'incontro di stamani mattina possono emergere, un contributo utile anche per regolare le attività future. Questo è ovviamente un auspicio. Il progetto Ensemble ha oggettivamente in questo momento anche questo ruolo, cioè di facilitatore del confronto, dello sviluppo appunto anche di temi che ci legano per l'oggi, ma che possono avere anche riflessi importanti per il futuro del comparto della pesca. Non c'è molto da aggiungere ovviamente, se non cedere immediatamente la parola a chi ha predisposto le relazioni per l'avvio dell'incontro odierno. Grazie a tutti per la partecipazione e niente, speriamo che sia un incontro proficuo, così come ha tutte le premesse per essere. Bene, grazie Roberto. Faccio alcune precisazioni. Mi dicono che per il FLAG Sardegna Orientale è presente Sara Melis e non Nino Roggio. Benvenuta Sara e grazie della partecipazione. E dunque abbiamo con noi anche Sergio Vellutini, che è il RAF del FLAG Costa degli Etruschi, e Pierluigi Piro, che non so se ho menzionato prima, della cooperativa La Peschereccia di Orbetello. Ringrazio anche Michele Angius, che mi ha aiutato, ci ha aiutato a mettere in rete, a far partecipare insomma i flag della Sardegna, quindi grazie, perché ci è stato molto di aiuto. Dunque io questo incontro di oggi, come sapete, insomma, come vi abbiamo scritto dalle mail, è un incontro che si inquadra nel progetto Ensemble e è un incontro che è stato organizzato per sollecitare un dibattito costruttivo con gli stakeholder e tra gli stakeholder presenti, dunque sugli aspetti della diversificazione della pesca. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di avviare un confronto e una discussione per far emergere gli aspetti positivi che si riscontrano nell'applicazione della normativa, le buone pratiche eventualmente da replicare e per mettere in evidenza quali sono stati in questo attuale, diciamo, periodo di programmazione i punti di debolezza ma anche i punti di forza
diciamo, rispetto a questo aspetto, alla diversificazione. Nello specifico vorremmo che venisse fuori da questo incontro, quindi che emergesse quale contributo potremmo apportare all'attuale normativa per migliorarla, renderla più fruibile, più efficace in vista del prossimo periodo di programmazione. Lascio la parola ad Andrea Brogioni, che vi farà una breve presentazione e poi procederemo con un sondaggio, quindi attraverso Mentimeter, questo strumento. Poi vi daremo indicazioni su come fare appunto per accedere al sondaggio, in modo da avere appunto questo confronto, questa discussione e dei risultati immediati su quello appunto che andremo a discutere rispetto alla diversificazione. Prego Andrea. Grazie Romina. Allora, intanto, perché da questo progetto Ensemble nasce l'idea di fare una giornata sulla diversificazione della pesca? Questo è il primo punto che vorremmo così condividere con voi. Ensemble è un progetto finanziato dalle ASME ed è un progetto che è partito ormai da alcuni anni, nel 2019, e che vede come partecipanti il Flag Costa degli Etruschi come capofila, Farmaremma e San Leopoldo come associati al capofila, e poi Legambiente Toscana, sono qui con noi Maria Rita Cecchini, Elisa Turiani, le saluto i nostri partner, Petra Patrimonio Corsica, è qui stamani Remi Belliat, lo saluto, e il WWF Nord Africa, che purtroppo non è riuscito a partecipare anche perché oggi aveva in programma un altro incontro a livello locale con le due comunità di Tabarka e El Haweria, che si trova a Cap Bon, nella penisola di Cap Bon, dove stiamo portando avanti questa diciamo esperienza di creazione di due strutture, di due comunità, di due raggruppamenti simili ad un flag, che coinvolgano le categorie più rappresentative a Tabarka e a El Haweria, impegnate proprio nello sviluppo dell'economia costiera, della pesca, ma anche un po' di tutte quelle attività che si ricollegano alla pesca artigianale. Ecco, questi sono gli obiettivi del progetto: creare un partenariato locale sul modello del flag, principalmente in Tunisia, perché è il paese che, diciamo, ancora non conosce questo modello e questa metodologia CLLD, che invece già esiste in Italia, ovviamente anche in Francia. Elaborare una strategia locale basata proprio su questa metodologia, quindi è stata fatta tutto un lavoro di analisi degli stakeholder locali, di attivazione di questi stakeholder e di partecipazione attiva di questi stakeholder nella definizione degli obiettivi della strategia. È stata impostata ed elaborata una strategia sul modello di quelle che vengono utilizzate anche nei paesi europei, che quindi sono finanziate dal FEAMP. E poi l'ultima parte, che è quella che stiamo svolgendo in questi mesi che ormai ci separano dalla fine del progetto, è il sostegno all'incubazione di alcune idee progettuali che nascono da queste strategie e che hanno in comune tre temi. E qui arrivo proprio alla giornata di oggi. I tre temi che abbiamo individuato come trasversali e comuni alle strategie sia del Flag Costa degli Etruschi, che già ne possiede una finanziata nell'ambito del FEAMP 2014-2020, sia per le comunità di pescatori della Corsica, sia per le comunità di Barca e di El Haweria, sono questi tre temi. Lo sviluppo integrato delle aree rurali e di quelle costiere, che noi abbiamo sintetizzato nel legame terra-mare, che è stato oggetto del primo di questi incontri che abbiamo fatto alcune settimane fa. Il secondo tema trasversale che ci unisce è la diversificazione delle attività di pesca. E il terzo è la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle aree costiere. Abbiamo sperimentato in questo progetto che il tema della diversificazione tra tutti e tre è sicuramente quello che presenta più elementi in comune ed è, se vogliamo, il fabbisogno prioritario delle comunità di pescatori della pesca artigianale in tutti e tre i paesi.
La Tunisia è estremamente interessata all'esperienza di diversificazione che è stata fatta in Italia, dalle regioni italiane. Ecco perché abbiamo invitato qui oggi tre regioni che per noi sono significative in questo percorso di diversificazione dell'attività di pesca, anche perché ci accomuna, se vogliamo, una certa contiguità territoriale anche di tradizioni e di economia, se vogliamo, costiera. Sardegna, Toscana e Liguria presentano caratteristiche comuni. Quindi questo è il motivo per cui questa particolare giornata viene proprio inserita nell'ambito di questo progetto. Allora, io direi che la riflessione che volevamo fare insieme a voi è proprio quella di vedere, partendo, come diceva Romina, dall'esperienza di questa programmazione, come noi ci immaginiamo le nostre aree costiere tra 10 anni. Cioè, come vorremmo che fossero le nostre aree costiere, ovviamente sul tema della diversificazione. Che tipo di sviluppo vorremmo si realizzasse? In cosa quindi potremmo cambiare quelli che sono attualmente i modelli di diversificazione che abbiamo già sperimentato, in cosa possiamo crescere rispetto a quello che è già stato fatto e che potremmo aggiungere in questo percorso di diversificazione, e come ottenere questo cambiamento. Quindi, da dove bisogna partire per riuscire a mettere in pratica queste nuove idee in tema di diversificazione? Ci sono esigenze di tipo legislativo regolamentare, ci sono esigenze di tipo organizzativo, ci sono esigenze invece di tipo di programmazione strategica. Quindi c'è necessità di rafforzare ancora di più e ancora meglio il ruolo dei flag in questo tema. Ecco, questa sia anche una riflessione libera, quella che vogliamo stimolare tra tutti. Quindi non c'è una risposta sbagliata, non c'è una risposta giusta, c'è da parte di ognuno di voi, chiaramente, alternandoci alla fine di questo questionario breve che faremo su Mentimeter, la possibilità di intervenire e di dare la vostra opinione. Quindi io, senza perdere ancora altro tempo, passerei direttamente a questo primo sondaggio. Allora, per partecipare al sondaggio, vi consiglio di collegarvi al sito menti.com e di utilizzare il codice che adesso vi farò vedere, condividendo lo schermo, vi farò vedere, eccolo qua, menti.com, e potete quindi a questo punto utilizzare il codice che vedete quassù, 62 13 91 46. Si tratta di una serie molto semplice di domande che impiegano pochissimo tempo per avere una risposta. Se siete tutti collegati, possiamo, appena siete tutti disponibili, a dare il vostro contributo e iniziare con queste domande, che come vedete sono molto di carattere anche generale, ma ci permetteranno poi nell'analizzare i risultati insieme di vedere effettivamente quali sono i fabbisogni di diversificazione e cosa effettivamente è stato realizzato finora su questo tema. Non so se tutti avete avuto modo, vedo che già stanno arrivando in tempo reale delle risposte. Se io non riesco però a mettere a spostare le asticelle, non vedo dove. Allora, devi spostarti in questa, diciamo, asticella, sì, selezionando da 1 praticamente a 5 il grado di importanza, dove 0 è chiaramente poco importante, 5 è prioritario, no? Quindi. No, questo lo so. Però man mano che mi sposti non mi fa vedere. I punteggi, ecco, questo è il punto che non riesco a fare. Non mi dà direttamente il punteggio 4 e 7 che io non ho messo, per dire. Vabbè. Questo punteggio che vedi qui è il risultato su Mentimeter. Sì, lo so, ma io non ho la tabella vedo solo appunto il risultato, ma non vedo la tabella dove io posso lavorare, allora, non so perché. Proviamo a fare una prova, e sentire un attimo se c'è qualche problema. Io ci sono,
ombra che è capitato nei nuovi controcomuni relativamente alla gestione, diciamo, del corso. Allora, non vorrei ci fossero forse dei problemi sul tuo browser o sul tuo collegamento, perché credo che, non so, magari gli altri me lo dicano se hanno difficoltà a rispondere, ma... Provo a rientrare, uscire. Ecco, sì, menti.com, puoi inserire il codice, sì. E poi si dovrebbe aprire la pagina, è veramente molto intuitivo come... Menti.com, io ho messo, sì. E sì. Si apre direttamente la pagina. Sì, e metti il codice, infatti, 62. Infatti io sono entrato direttamente lì, okay. Però ora ci rientro. Devi mettere il codice 62139146 per votare. Sì, sì. Allora, il codice 62139146. Allora, aspettiamo un minuto se Giovanni Maria Guarneri... ci sto riprovando. Sì, certo. Intanto vi dico una comunicazione di servizio. Ecco, ora ci sono. Ok, intanto una comunicazione di servizio. Se siete tutti d'accordo, noi stiamo registrando questo incontro. Se qualcuno non è d'accordo, per cortesia lo scriva sulla chat. Grazie. Okay. Allora, io direi di andare avanti velocemente verso la seconda di queste domande. Anche mia mano non riesce a fare. Allora, proviamo a risolvere, sinceramente penso... Sono a posto, risolvo okay. Tutto, grazie. Benissimo. E poi credo che ci fosse qualche problema invece nell'individuare esattamente le risposte rispetto alle risposte che vedete a video rispetto alle domande che vi vengono proposte. Enrica forse aveva questa problematica, ci faccia sapere se è stato risolto o no. Comunque io le scorrerei velocemente in modo che... arriviamo in fondo e poi ci confrontiamo un attimo sui risultati e poi ognuno è libero anche di dare il suo contributo. Quindi questa era più una domanda che avevamo pensato per l'ittiturismo, che è poi, se vogliamo, l'attività sulla quale si è puntato di più ultimamente in tema di diversificazione e che può offrire anche i migliori spunti, in un certo senso, di crescita di questo settore, no? Un po' come è avvenuto per l'agriturismo, voglio dire, nell'ambito dello sviluppo rurale, dove dall'esperienza dell'agriturismo poi è nata tutta un'altra serie di attività di diversificazione, dalle fattorie sociali all'agricoltura sociale, alle ultime esperienze appunto di diversificazione, che però provengono da un nucleo originario che era proprio quello dell'agriturismo. Io andrei poi alla terza, vedo che ci sono altre domande. Ecco, questi invece quali sono, secondo voi, gli elementi più determinanti per lo sviluppo della diversificazione, no? Cioè se la normativa quadro nazionale, se il livello invece più, diciamo, importante è quello regionale, o se ci sono elementi o criticità più a livello locale. Le autorizzazioni a livello locale qui implicano tutto quell'insieme di autorizzazioni, igienico-sanitario, tutto quell'insieme di autorizzazioni in genere che vengono date da altre amministrazioni diverse dalla regione, ecco, nelle attività di diversificazione. Io andrei velocemente alla quarta. Ovviamente chi... diciamo deve ancora rispondere, può farlo, può tornare anche indietro, però intanto andrei avanti in modo da dare la possibilità anche di rispondere a quest'altra ulteriore domanda, che è, diciamo, a risposta libera, quindi qui ognuno di voi può elencare secondo lui i punti di forza per lo sviluppo della diversificazione.
quelli che secondo lui sono gli elementi che possono contribuire meglio allo sviluppo della diversificazione. Non c'è anche qui ovviamente né una risposta giusta né una sbagliata, c'è semplicemente l'opinione di ciascuno. E poi ci sono invece i punti di debolezza. Quali sono i punti di debolezza che possono influire negativamente nello sviluppo delle attività di diversificazione? È volutamente generica, chiaramente non c'è solo un'attività di diversificazione, non c'è solo un punto di debolezza, però se volete potete indicarle anche per più attività, per esempio punti di debolezza del pescaturismo piuttosto che dell'ittiturismo, piuttosto che di altre forme di diversificazione. Vediamo se qualcuno è già arrivato alla quinta domanda oppure state ancora riflettendo su quelle precedenti. Penso che... Il quadro normativo e la stagionalità breve. Intanto vedo che stanno arrivando alcuni primi elementi. Ovviamente tutto quello che state anche scrivendo e state un po', come dire, tutti i contributi che state dando in questi pool, poi ci sarà modo alla fine, tra pochi minuti, anche di riprenderli e di condividerli con tutti, no? Quindi di approfondirli. Questo è solo uno strumento anonimo, diciamo, per dare un po' a tutti la possibilità di esprimersi senza dover fare... diciamo un giro di partecipazione come invece si farebbe nel caso di un incontro in persona. Io andrei quindi alla sesta domanda. Sì, prego. Perché mi sono collegato in ritardo. Sì, sì. Per poter cliccarmi, perché mi è mancato questo, per rispondere alle domande, come fare? Allora, bisogna collegarsi da un qualsiasi browser, anche sul cellulare va benissimo, al sito menti.com, okay. E utilizzare il codice che vedete qua su 62139146. E iniziare dal pool. Non so se adesso vi viene proposta direttamente la quinta domanda oppure potete partire dall'inizio, perché siamo già andati un po' avanti nella trattazione di questi pool. Sì, perfetto, perfetto. Benissimo. Grazie. Allora io andrei verso la sesta, che invece inizia un po' a riflettere sull'esperienza dell'attuale programmazione FEAMP in tema di diversificazione. E quindi che cosa risulta prioritario per il rafforzamento della nuova strategia in tema di diversificazione? Quali possono essere gli elementi che possono favorire in una nuova strategia la diversificazione delle attività di pesca? Noi vi abbiamo proposto tre elementi, però nulla vieta che poi voi possiate, con il tastino che vedete in basso, che è quella nuvoletta, diciamo, dei commenti, aggiungerne anche altri se volete commentare e volete darci come dire un ulteriore o più di un elemento che secondo voi può rafforzare nelle nuove strategie dei FLAG il tema delle diversificazioni. Questi ci sono venuti in mente perché ecco sono un po' quelli che noi abbiamo intercettato dall'esperienza del FLAG Ossa degli Etruschi, però magari in altri territori, Liguria, Sardegna, sono venuti delle esperienze di diversificazione che nella nuova strategia magari presentano elementi diversi. Questa invece è un po' una domanda, diciamo un pool un po' più istituzionale, no? Nell'attuale quadro del PIOFEAMP, tra queste misure che vi proponiamo, che sono poi quelle quattro, diciamo, principali, a cui però di nuovo se ne possono aggiungere altre, quale secondo voi ha risposto meglio al fabbisogno di diversificazione? Quindi
qual è la misura che effettivamente avete trovato più centrata rispetto al fabbisogno di diversificazione, quella che ha permesso magari di finanziare progetti più interessanti anche in tema di diversificazione, la 1.30, la 1.42, la 5.68, la 5.69. Per esempio all'inizio la dottoressa Nirvana ci parlava della formazione, ora qui noi non abbiamo incluso tra le misure diciamo utili per rispondere al fabbisogno di diversificazione, ma può essere magari un'aggiunta, no? Sulla quale sicuramente poi ci farà riflettere anche con la presentazione che ci aveva un po' anticipato all'inizio del nostro incontro. Ecco, siamo arrivati quasi in fondo. L'ultima domanda che vi proponiamo è anche qui a risposta aperta. Per queste misure che avete visto o per altre misure che volete magari citare che noi non avevamo inizialmente pensato e incluso in questa lista, quali secondo voi sono state le maggiori criticità riscontrate sia nell'attuazione, chiaramente per quanto riguarda le regioni, quindi i rappresentanti che abbiamo qui oggi con noi, ma anche i flag per quanto riguarda l'attuazione in fase di bando e in fase quindi poi di gestione dei progetti e rendicontazione, oppure le criticità che avete potuto riscontrare nella partecipazione al bando, quindi nella stesura del progetto, nella presentazione della domanda e poi anche nella realizzazione degli interventi e nella rendicontazione, questo sul lato dei beneficiari, perché abbiamo diciamo una ricca rappresentanza sia di organismi intermedi, di flag, che poi anche di beneficiari veri e propri. Poi magari anche su questo ci sarà modo di vedere il risultato, individuare un po', già lo potete vedere da voi, le parole chiave che stanno un po' apparendo sullo schermo e poi magari aprire anche una riflessione su questi aspetti di criticità. Io darei qualche altro minuto a tutti per concludere e poi guarderei velocemente quali sono i risultati e iniziando magari da chi vuole intervenire per primo, se vogliamo prima sentire un commento da parte degli organismi intermedi dei flag oppure anche da parte direttamente dei beneficiari, possiamo iniziare un po' un dibattito. Chiedo a tutti, chiaramente siccome siamo tanti e già i partecipanti al sondaggio vedo che qui sono collegati in 14, ma i partecipanti siamo in 25, di cercare di limitare il più possibile gli interventi nell'ordine di qualche minuto, ecco, non intrattenersi oltre i 3-4 minuti, perché per dare un po' la possibilità a tutti di parlare bisogna cercare un po' di contingentare i tempi. Allora, io direi che sì, c'è qualcuno che voleva, no? Enrica ci dice che ha dei problemi di connessione, la recuperiamo, e anche Augusto, mi dispiace, purtroppo questo è un problema che con questi sistemi si ripropone ogni volta. Io direi che possiamo allora iniziare a vedere quelli che sono i risultati di questo sondaggio, e in questo modo poi, se siamo tutti d'accordo, cominciare anche una riflessione su questi temi. Allora. Non so se tutti avete votato, siete ancora tutti collegati e vi abbiamo perso. Ci siamo. Ci sono anche se non sono in video.
Allora, vi condivido i risultati e poi via via che li vediamo, ovviamente ognuno di voi deve essere libero di poter intervenire e di dire la propria se vuole, insomma, senza nessun problema. Come vedete, in questa prima domanda, quali sono le azioni di diversificazione considerate prioritarie? Sicuramente l'innovazione nelle attività di pesca e di crescita blu è quella che è risultata più importante. E poi a seguire pescaturismo e ittiturismo, ce lo aspettavamo, diciamo, sono le attività, diciamo, prioritarie di diversificazione. E in ultimo, invece, queste nuove frontiere, promozione, commercializzazione, trasformazione e valorizzazione del patrimonio. Aspettate che cerco di recuperare la presentazione in formato. Eccolo. Poi, quale è invece l'attività, nell'attività di ittiturismo, quale è, diciamo, secondo voi l'attività più importante, quella che risulta prioritaria? Qui sicuramente c'è da notare la volontà di combinare più attività, cioè di lasciare il modello della singola e della sola ospitalità, no? Di andare verso anche quelle ulteriori arricchimento di attività che sono la trasformazione, commercializzazione e ristorazione, meglio ancora, no? Vedete 4.5, la combinazione di tutte. Quanto invece i seguenti elementi sono determinanti per lo sviluppo della diversificazione? Sicuramente i tre livelli, nazionale, regionale e locale, quello regionale la fa da padrone, anche perché è diciamo, una delle priorità, delle prerogative anche delle regioni, quello di dettare anche le norme, diciamo, di carattere generale sulle attività di diversificazione. Su questo magari poi sentiamo anche cosa ne pensano gli organismi intermedi. I punti di forza per lo sviluppo della diversificazione, qui ce ne sono veramente tanti, ma se volete avete toccato tanti tipi di parole chiave. Sicuramente la sostenibilità, la formazione, per ricollegarmi ancora a quello che dicevo a proposito anche dell'esperienza della Liguria, l'integrazione fra più attività, l'ambiente, la redditività, l'accesso ai finanziamenti, l'innovazione. Punti di debolezza, la fa da padrona la burocrazia, l'assenza, immagino qui, di formazione, infatti scarsa formazione, la stagionalità breve, la disinformazione, quindi la mancanza di informazioni per i pescatori per l'accesso magari alle opportunità di finanziamento, la polverizzazione dell'offerta, vedo che ritorna in più di una risposta, e poi anche il limite degli imbarcati, le capacità finanziarie limitate per portare avanti questo tipo di attività, il quadro normativo. E poi anche lo scenario attuale Covid, che ovviamente è una dei punti di debolezza, un po' che influenza negativamente tutte le misure, un po' tutte le attività del FLAG, dei fondi europei. Da questa programmazione che cosa risulta prioritario per rafforzare la diversificazione? Soprattutto la ricerca e l'innovazione. Mi sembra di vedere che questo è un po' uno dei temi che potrebbero essere più importanti nel prossimo periodo. Quale tra queste misure è risultata meglio rispondente ai fabbisogni di diversificazione? La 1.30, che è poi la misura, quella, diciamo, proprio classica della diversificazione per l'accesso a nuove forme di reddito, seguita però poi anche dalla 1.42, cioè la qualità dei prodotti, e la 5.69 sulla trasformazione. Questo è interessante, quindi trasformazione e valore aggiunto. Le criticità, ecco, qui ne abbiamo un po' di tutti i tipi. La burocrazia vedo che è citata più di una volta, normative un po' complesse, a volte non del tutto chiare. Vedo che c'è una criticità proprio specifica della misura del 30, la possibilità solo di finanziare le nuove attività.
quindi l'impossibilità di poter ampliare quelle già esistenti. Poi magari chi l'ha fatta questa osservazione ci spiegherà anche perché. Ecco, io a questo punto mi fermo, ho parlato diciamo anche troppo rispetto al limite che mi ero imposto, aprirei il dibattito tra di voi, tra di noi, insomma. Se vogliamo vorrei introdurre anche la dottoressa Mirvana Feletti, che aveva preparato una brevissima presentazione proprio sull'esperienza della diversificazione in Liguria. E poi ovviamente liberi ognuno di dare un contributo rispetto a quello che il sondaggio che abbiamo fatto tutti insieme. Buongiorno a tutti, salve. Beh, intanto la micro presentazione che ho fatto risponde un po' anche a diciamo gli esiti di questo primo scenario, eccetera, no? E quello che ci siamo chiesti a livello regionale è se effettivamente il pescaturismo e l'ittiturismo possono servire allo sviluppo del settore, qual è il ruolo dei flag all'interno proprio di queste attività. Avanti, grazie. Allora, prima di tutto è venuto fuori dal sondaggio che è molto importante la normativa nazionale, preponderante la normativa regionale. Già nel 2007 noi ci eravamo dotati sulla scorta della normativa nazionale di quella regionale, la numero 37, che definisce esattamente che cos'è il pescaturismo e l'ittiturismo. Ora non sto a leggere, poi vi lascerò le slide, ma grosso modo pescaturismo attività in mare, ittiturismo attività a terra. Abbiamo ripreso quello che diceva la normativa nazionale. Avanti, grazie. Guardate un po' che cosa succede. Guardate nel 2012 un ittiturismo. Lo sapete perché in Liguria? Perché qua è stata fondamentale la normativa nazionale. Perché finché la normativa nazionale metteva il pescaturismo e l'ittiturismo tra le attività connesse, era molto difficile stabilire come valutare il rapporto di connessione. Gli organismi intermedi, le regioni ci hanno provato, ma ragazzi, veramente difficili, perché erano elucubrazioni su elucubrazioni. C'è chi diceva che le giornate di pesca dovevano essere preponderanti rispetto all'ittiturismo, c'era chi invece diceva che il reddito della pesca doveva essere maggiore del reddito dell'ittiturismo. Tutte cose sbagliate, perché l'Unione Europea vuole che invece stressiamo su queste attività. Nel 2012 interviene la norma nazionale. Attività di pescaturismo e ittiturismo sono attività di pesca. Questo ci toglie la grande difficoltà del rapporto di connessione e quindi si comincia a crescere. Guardate un attimo, vedete che riporto solo gli ittiturismi e non il pescaturismo. In Regione Liguria vediamo questa crescita esponenziale negli ittiturismi. Perché? Perché abbiamo una flotta di piccole barche, quindi la normativa nazionale non consente a chi ha delle piccole imbarcazioni a trasportare almeno 2 persone. Quindi, in attesa di una modifica che abbiamo chiesto in 1000 volte al Ministero, abbiamo portato avanti gli ittiturismi. Avanti, prego. E quindi abbiamo lavorato sulle linee guida dell'ittiturismo. Il tema fondante di questo è: cerchiamo di far fare agli ittiturismi il più possibile e in tutte le aree che hanno a disposizione. Apriamo a questa attività, perché questa è una vera possibilità di diversificazione. Infatti, guardate, l'ultima riga ci dice cosa è possibile fare e dove. La delibera è molto chiara. Avanti, grazie. Avanti con le presentazioni. Ce la fate? Stiamo arrivando. Sì. Okay. Facciamo scorrere, scusaci. Va bene. Allora, intanto parlo e vi dico questo. Allora, questa delibera, noi avevamo già delle linee guida, ma le altre linee guida erano troppo complesse. Noi abbiamo voluto semplificare al massimo, perché se si semplifica è più semplice per chi segue le regole e anche più semplice per chi le deve controllare. Quindi, benissimo, apriamo a ogni possibilità. Voi lo sapete, sul litorale
rurale le attività di pesca sono marginali, quindi hanno pochi posti. Un conto è l'agricoltura, ha la sua azienda agricola dove può fare tutto. Per la pesca e l'acquacoltura non è così. Allora abbiamo messo l'abitazione principale. Le imbarcazioni, i galleggianti, i furgoni o chioschi ambulanti e anche gli spazi aperti appositamente dedicati. Abbiamo riprevisto ogni disponibilità, proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme di uso. Qualsiasi posto, ovviamente per trovare queste forme e questi luoghi è stato fondamentale, e questo io lo dico sempre perché in Regione Liguria sono un valore aggiunto reale, le associazioni di categoria, perché loro sono state lo strumento che sul territorio hanno chiesto ai pescatori, agli acquacoltori, quali erano le strutture nella disponibilità. E quindi mi hanno dato una mano esagerata e abbiamo fatto queste linee guida insieme. Potete andare avanti, per favore? Benissimo. Altra cosa importante. Abbiamo visto che nell'ittiturismo è importante la somministrazione. È venuto fuori anche dai sondaggi. Bene, la somministrazione doveva in qualche modo far valere i prodotti locali, ma nello stesso tempo essere semplice per i pescatori, cioè poche regole chiare che puoi seguire e poche regole chiare che noi dobbiamo controllare. Quindi i prodotti devono provenire dall'azienda ittituristica autorizzata o da imprese di pesca e acquacolture liguri. L'olio utilizzato dai produttori liguri, i vini preferibilmente, perché ne abbiamo pochi. Questo per dare una connotazione, non per escludere gli altri prodotti, ma questi sono i prodotti di elezione che viene a cercare il turista. E quindi dobbiamo stressare su questi. Il controllo è di competenza della regione, perché al momento non esiste un altro soggetto che può controllare queste cose. Quindi ce ne prendiamo l'onere e l'onore. Andiamo avanti. Ultima. A questo punto però bisogna fare formazione. Abbiamo visto che gli ittiturismi servono. Gli ittiturismi sono una buona risposta, ma bisogna formare i pescatori. E questo perché i pescatori devono essere non solo bravi a fare il loro lavoro, ma devono essere bravi ad accogliere il turista e farlo tornare. In questo caso è stato fondamentale il ruolo dei flag. Burocrazia. Noi dobbiamo rendere il più semplice possibile l'accesso all'ittiturismo. Quindi la normativa nazionale, una normativa regionale semplice, un brogliaccio, linee guida per formare i pescatori. E abbiamo fatto queste linee guida che sono della fine 2020, dove abbiamo fatto insieme alle associazioni di categoria che sono all'interno dei flag le linee guida per la formazione. Mettiamo le materie, la durata delle ore, le fasi della formazione. Adesso diamo il ruolo ai flag, perché i flag devono essere riconosciuti sul territorio, non devono essere visti come un ulteriore appesantimento, devono andare direttamente sugli operatori della pesca e dell'acquacoltura, farsi conoscere e crescere anche loro. Quindi nell'ambito del FEAMP io ho creato una bella linea di demarcazione. La formazione la fanno i flag, si mettono in gioco, perché è una cosa importante. Noi cerchiamo di dare tutti gli strumenti, ma poi fanno i flag. Benissimo, abbiamo già previsto dei corsi di formazione ad hoc e come vedete i tre flag liguri li hanno già inseriti nelle loro strategie. Adesso avremo le prossime riunioni, su questo poi vorrei che anche Lara e Augusto dicessero qualcosa e anche Salvatore Pinga, a cui poi devo anche purtroppo fare le scuse. Su questo noi puntiamo molto, a breve ci vedremo proprio per avviare questi corsi di formazione. Criticità del settore. Sui corsi di formazione ne abbiamo già avviato uno per il Covid che si intitola Io pesco sicuro, con la P tra parentesi. Non abbiamo dei costi standard, li abbiamo chiesti n.000 volte al Ministero, dobbiamo avere costi standard per semplificare la formazione e la selezione delle operazioni. Altra cosa, l'ho scritto io, misura 1.30, non è possibile che se la Commissione Europea
vuole puntare sulla diversificazione, pescare meno, vendere meglio, mi metta dei limiti alle attività già esistenti. Salvatore Pinga, che è presente, ha un bellissimo ittiturismo, lui poteva potenziare, non è riuscito a farlo, non abbiamo potuto ammettergli il contributo. Questa cosa non deve più esistere. Io per adesso mi fermo e vi ringrazio per avermi fatto presentare questa piccola cosa e poi ovviamente sono disponibile nel corso della mattinata. Grazie mille. Grazie a lei, è stato molto interessante, come già avevo anticipato, questa esperienza della Liguria. Io a questo punto sono stati chiamati in causa, se vogliono intervenire ovviamente possono farlo i flag della Liguria e i pescatori e gli ittiturismi della Liguria, e poi rinizierei diciamo il giro andando in Sardegna, anche qui cercando un commento da parte degli dell'organismo intermedio, la dottoressa Maria Carla Soro, sì, mi scusi, devo ancora memorizzare un po' tutti i nomi, e poi anche i flag sardi che sono qui con noi. Ma posso intervenire una cosa al volo? Prego. Perché purtroppo certo. Oggi, come avevo già detto anche ad Amanda, è per noi un momento un po' particolare, abbiamo una serie di situazioni, saluto tutti gli amici che vedo. Vedo anche Remi Veglia, che è tanto tempo che non ho foto di ciao carissimo, come stai? Veramente un piacere, e ringrazio comunque, vedo anche Salvatore Pinga che appunto abbiamo coinvolto all'ultimo minuto. In effetti noi sul piano della diversificazione, appunto già con Remi ne parlavamo a suo tempo nella precedente programmazione dei flag, stiamo puntando molto, perché in effetti è un'opportunità che noi riteniamo strategica, innanzitutto anche per un aspetto di ricambio generazionale. Noi dobbiamo essere sicuramente più attrattivi rispetto ai giovani, rispetto proprio, questo è per noi fondamentale, perché come voi sapete è inutile nasconderci dietro un dito, abbiamo una situazione di politiche europee che ci stanno contraendo sempre di più, che ci stanno comunque portando a dover forzatamente rinnovare, e dietro a tutto questo chiaramente c'è anche una difficoltà da parte di chi vuole entrare in questo mondo, dove vede solo dei problemi, dove non riesce a capire quali possono essere le opportunità di investimento, di futuro, e in effetti l'opportunità appunto della diversificazione. Io, diciamo, Salvatore è l'espressione massima, perché è riuscita a coniugare un discorso di pescaturismo con un discorso di ittiturismo. Francamente noi che siamo più a nord soffriamo, tra virgolette, le condizioni climatiche, meteo marine un po' più complicate e limitano spesso e volentieri l'attività del pescaturismo, andando poi a incidere sulla quadratura dei bilanci, perché comunque gli investimenti sono sempre elevati, la burocrazia è elevata e questo non ti aiuta a fare bilancio. Ma la possibilità di sfruttare l'ittiturismo, qui come Regione Liguria è stata precursore e illuminata, perché siamo già a una seconda revisione della stessa norma, terza a dire il vero, della revisione normativa, abbiamo cercato di prima allargare quanto più il perimetro, adesso di portare molto in qualità e in sostenibilità, come anche è stato detto da varie persone, la valorizzazione della produzione. Noi abbiamo dei casi dove in effetti oggi si pesca poco, ma perché si punta a pescare poco ma vendersi bene al meglio il proprio prodotto, magari anche i numeri limitati, perché le possibilità possono essere più che variegate da questo punto di vista, e questo ci consente la possibilità di riuscire a fare la giornata con pochi chili di pescato, perché se tu metti intorno al tavolo una decina, una ventina di persone e riesci a puntare sulla qualità, e hai un turismo anche che può essere di nicchia, che comunque è fortemente interessato a avere esperienza, conoscenza e conoscere comunque la vita, l'ambiente e il territorio. Perciò noi su questo ci abbiamo puntato, perché in effetti allora a quel punto la parte giovanile, che oggi vede non solo il mestiere, la passione, ma vede anche la possibilità di una maggior forza, che non è solo legato a pescare, a dover giocarti la giornata solo in mare, perché a terra puoi avere le condizioni. Però in tutto questo
servono le istituzioni, servono anche i flag, servono ancora oggi, c'è stato proprio diciamo, un triangolo, e lo dico ad alta voce con Milvana, degli operatori che mi chiedevano di intervenire attraverso il Presidente per poter parlare con, con i sindaci locali per cercare di spiegare meglio quello che è il settore della pesca, perché spesso i comuni queste cose non le approcciano, e parlo di concessioni dei magnali marittimi, di spazi dedicati alla pesca, opportunità in tutto questo, dove spesso le amministrazioni comunali, non avendo la materia, non avendo la delega, per loro è una cosa di altri, non un problema sul territorio. E dico questo perché effettivamente noi abbiamo necessità che diciamo, le istituzioni ci accompagnino ad avere degli spazi, di avere la possibilità di svolgere queste cose in una determinata condizione. E qui tutti gli attori giocano la propria partita. E io ritengo che anche gli stessi flag, che sono uno strumento che, ridico io, non dobbiamo trattare a progetto, ma dobbiamo trattare a organismo, sia veramente luogo di discussione di una comunità di pescatori, di stakeholder, di persone interessate. Ecco, avevamo detto 4 minuti, forse ho fatto 5, io però su questo, poi vi dovrò purtroppo lasciare perché ho un'altra call scadenza che devo rispettare. Però io ho portato questo contributo, mi farebbe piacere che Salvatore, che è appunto una bellissima realtà e spesso lo coinvolgiamo, ed è per quello che ci ho tenuto affinché fosse qui presente nelle iniziative. Lui è sempre presente in manifestazioni, eventi e quant'altro. Grazie. Grazie, allora io lascerei a questo punto la parola a Salvatore, dopo che Augusto ha ricordato anche l'importanza, mi sembrava interessante, lo sottolineo, del livello locale, quindi non solo il Ministero, non solo la Regione, ma anche il livello locale dei comuni che devono partecipare alla vita del FLAG, devono partecipare a queste esperienze di diversificazione e mettersi anche al servizio di queste idee nuove. Quindi Salvatore, sei stato chiamato in causa, volentieri ti do la parola. Grazie, io sono, penso, l'esempio vivente di quanto sia stato duro aprire un ittiturismo. Ho preso la barca nel 2012 per tutta una serie di motivi, ho iniziato nel 2014. Non andiamo nei dettagli perché ormai è acqua passata, quindi è solo un lontano brutto ricordo. E quello che diceva Mirvana è altrettanto vero. Io di tutto quello che ho messo su, che è una barca da pesca, ma comunque direi tutto sommato carina, originale, fatta negli anni, adeguata al massimo di quello che poteva essere la modifica per fare un ristorante sulla barca, penso di aver preso, se non niente, poco. E il fatto che poi siano usciti altri bandi e venissero considerati nuovi ittiturismi, io non dico di aver aperto, di essere stato un pioniere, però non sono stato il primo, sono stato forse il secondo. Trovarsi poi gli altri che ne beneficiassero, un po' mi è spiaciuto, però ho un brutto difetto, quello di puntare sempre solo sulle mie forze. Quindi tutto quello che è in barca, ripeto, a parte quel poco, perché purtroppo non è come si è sempre sentito dire con gli agriturismi, che il 50% è a fondo perso. E lì era tutto, cioè mi sono perso, ho messo anima e cuore su quella barca. Ma va bene lo stesso, nel senso che sono abituato così, ci metto sempre la faccia in tutto e per tutto, nel bene e nel male. E più vado avanti, più mi rendo conto che forse è un'attività regionale. Io mi sono battuto in tutti i modi per cercare di essere aperto tutto l'anno, quindi da marzo fino alla fine dell'anno. Evidentemente il fatto di essere in barca fa pensare alla gente che faccia freddo. Ho fatto copertura, ho messo termosifone, qualunque cosa, pensabile, immaginabile. Abbiamo fatto Capodanno in barca. Però la stragrande maggioranza penso che sia un'attività locale, stagionale. Mi adeguerò di conseguenza, e se due persone lavoreranno solo 4 mesi non è colpa mia di sicuro. Sicuramente ho sbagliato in qualcosa, non è pensabile che non si sbagli, però penso di aver fatto anche qualcosa di meritevole, ma sotto certi aspetti non da tutti riconosciuto. Vado avanti per la mia strada. Progetti non mi mancano, qualcuno sa già dei progetti che ho in mente, che purtroppo per causa Covid l'anno scorso sono saltati. Quest'anno mi riporto a voler fare questo progetto, che
può coinvolgere i vari flag della, della costa tirrenica, quindi il lato etrusco, il flag che è presente e via discorrendo. Adesso non vado nel dettaglio perché non c'è il tempo, però qualcuno sa già quello che è il mio piccolo progetto, che non è un piccolo progetto, ma è una cosa molto, molto grande, molto bella. E per portare avanti proprio l'argomento ittiturismo a livello nazionale, cioè io non, a me non interessa sentirmi dire bravo perché sono bravo, a me interessa che questo settore, così come era anni fa l'agriturismo da piccolo, diventasse grande, una realtà grande. Quindi se viene recepito il messaggio di questo progetto da tutti, mi faccio ben volentieri portavoce di un settore che può dare una grossa mano a chi fa questo lavoro, tendo ad essere pescatore, poi divertendosi e diversificando, magari lasciando in pace anche un po' il mare. E avrei molto piacere di essere supportato a questo punto economicamente, perché di metterci altri soldi sono stanco. Cioè, non, lo farei anche, sarei anche così pazzo da farlo, ma perché? Perché? E quindi vediamo se andrà avanti questo progetto e via. Bene, grazie, grazie Salvatore. Sì, effettivamente le limitazioni di alcune misure del PO, FEAMP, come le aveva anche individuate Mirvana, come le ha riproposte te, sono effettivamente un ostacolo che secondo me dovrebbe essere superato, come lo è stato nello sviluppo rurale. Io parto anche dall'esperienza che ho nello sviluppo rurale. Questa centralità dell'ittiturismo a questo punto deve imporsi nella prossima programmazione. Credo che sia fondamentale anche il ruolo degli organismi intermedi in questo, nel rapporto con il Ministero è importante che ci sia proprio questa centralità, cioè di rimettere veramente al centro del PIOFEAMP questa attività, togliendo tutti quelli che sono stati gli ostacoli che finora hanno impedito ad esperienze magari come la tua o come quella di altri pescatori, l'accesso a opportunità di finanziamento. In questo senso magari anche questo report che faremo dell'incontro che andrà alla Commissione Europea e poi lo manderemo anche il report del nostro progetto al Ministero, per quello che può servire, per quello che può essere utile, farà presente questa necessità. Ecco. Io andrei allora. Sì, prego. Il pericolo è che tutta questa lentezza non faccia passare poi la voglia a chi ha iniziato. Io non ho problemi, cioè io posso fare qualunque cosa, domani me ne invento un altro, non è un problema. Dispiacerebbe, parlo per me, ma anche per altre persone che conosco che sono stanche, tipo, non so, la normativa che vincola, faccio un esempio piccolo, a me non tocca perché tanto ho talmente pochi vini che non mi comporta problemi, però il fatto di avere i vini locali mi sta bene, però che venga lasciata aperta la possibilità, poi ho visto preferibilmente, quindi qualcosa evidentemente è cambiato, però chi si trova una normativa modificata e limita magari un ristorante, un ittiturismo di qualità che non può avere una scelta adeguata a quello che è il suo livello, sinceramente a me non cambia la vita perché io ho un prosecco e quello è. Però magari uno che può avere uno champagne, non vedo perché un cliente che spende 150 euro, faccio per dire, non debba avere il diritto di... se non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Io non posso mettere una birra di Imperia se voglio mettere una birra artigianale. Quindi è tutto giusto e fa giustamente la limitazione del pesce, per carità. Questo per me non è neanche un problema che si pone. Però Posso intervenire su questo? Perché la norma, scusate, visto che l'abbiamo scritta noi, è stata interpretata male. Quando si parla di pesce si parla di produttori liguri, quando si parlava di vino si parlava di aziende liguri, quindi le aziende potevano anche importare vini da altri posti. Comunque l'abbiamo ulteriormente sdoganata mettendo preferibilmente, quindi vino a volontà. Sì, ma infatti ripeto, a me toccava marginalmente, però parlando con colleghi un attimino erano spiazzati, qualcun altro addirittura stava evolvendo, non era neanche più il ittiturismo, per cui avevano ovviato il problema. Però ripeto, sappiamo tutti quanto è difficile fare questa cosa qua e sono passati quasi 10 anni, quindi non possiamo sempre dire che siamo agli albori. Gli albori sono belli che passati e gli investimenti sono stati fatti, ed è anche giusto che magari uno cominci a trarne certo, giusti profitti adeguati, se no li ritorno a pescare. Per me non è un problema, finisce lì.
Bene, allora io a questo punto mi sposterei in Sardegna, cercando di stimolare un po' anche qui un contributo da parte sia della Regione Sardegna, vedo che si era anche aggiunta un'altra rappresentante dell'organismo intermedio, e poi anche di qualche flag della Sardegna o pescatore della Sardegna che vuole magari portarci una riflessione alla loro esperienza sull'ittiturismo, sulla diversificazione in questa regione. Sì, salve. Buongiorno a tutti, sono Carla Soro, sì, del Servizio Pesca Acquacultura. In Regione Sardegna l'esercizio dell'attività di diversificazione da parte delle imprese ittiche è disciplinato da una legge regionale che è la legge 11 del 2015. Nel 2016 sono state approvate le direttive di attuazione della legge che disciplinano nel dettaglio le attività multifunzionali che l'imprenditore ittico può esercitare, che sono oltre all'ittiturismo, al pescaturismo, anche la fattoria didattica e la fattoria sociale. La legge ha previsto anche l'istituzione di un albo regionale sulla multifunzionalità. Ad oggi in Sardegna risultano iscritte all'albo nella sezione ittiturismo 18 imprese ittiche, mentre invece nella sezione pescaturismo 13 imprese. Come regione abbiamo sostenuto finanziariamente tramite il FEAMP la diversificazione attivando sia la misura 1.30 ma anche la misura 1.44 ai sensi dell'articolo 30, che è quella che prevede, supporta, finanzia la diversificazione per i pescatori delle acque interne, che per noi sono fondamentali perché sono tutti concessionari delle lagune, da noi sono tantissimi. Per quanto riguarda il successo dei bandi, diciamo che abbiamo finanziato ad oggi 5 domande per un totale di circa 250.000 euro e sono tutte domande che riguardano attività di ittiturismo, mentre invece nessuna, nessuna sul pescaturismo. Per quanto riguarda un'altra attività che stiamo portando avanti è quella della formazione degli operatori, perché la legge regionale prevede che chi esercita l'attività di diversificazione, tranne il pescaturismo, debba frequentare un corso di formazione di 150 ore che lo porta a conseguire un certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività. Questi corsi di formazione sono organizzati dalla Regione in collaborazione con l'Agenzia Lavoro. Quindi abbiamo destinato all'Agenzia Lavoro tutte le risorse residue che avevamo sulle misure FEAMP destinate alla formazione, quindi la 1.29, la 1.44 ai sensi dell'articolo 29, che è la formazione nelle acque interne, e poi la 2.50 che è formazione in acquacoltura. I corsi dovrebbero partire nel 2021, speriamo di riuscire, abbiamo avuto dei forti rallentamenti l'anno scorso per problema Covid che purtroppo ha rallentato tutto, però insomma speriamo di riuscire. Per quanto riguarda, prima è stato detto che servono finanziamenti, servono forse grossi incentivi, poi ho perso qualche pezzo purtroppo perché la connessione va e viene, infatti non so nemmeno se riusciate a seguirmi bene perché ogni tanto vedo il messaggio che la connessione è instabile. Però io volevo citare uno dei progetti che abbiamo finanziato con la 1.30 ed è un piccolo progettino di 7.000 euro. In pratica un pescatore di Stintino che ha adeguato la sua abitazione realizzando proprio, mi pare siano soltanto 12 posti, ha adeguato la sua cucina, il suo soggiorno, la mattina lui va a pescare, la moglie cucina,
e con un piccolissimo investimento di 7.000 euro ha realizzato veramente un'iniziativa che è carinissima, perché è proprio a livello familiare. In questo modo lui ha potuto integrare il suo reddito, collocare la figlia, perché la figlia poi collabora con il padre e con la madre, e niente, insomma, sono piccole iniziative che danno soddisfazione. Tutto qua. Bene, poi non grazie. So, per quanto riguarda la formazione... Sì. Prego. Sì, per quanto riguarda la formazione, magari possono parlare anche i FLAG, perché i FLAG hanno portato avanti delle iniziative di formazione, soprattutto il FLAG della Sardegna sud-occidentale. Mi pare che ci fosse, che ci sia Alessandra Cannas in rappresentanza, e loro hanno già portato avanti, già avviato un corso di formazione per il turismo, per diversificazione. Anche noi del FLAG pescando della Sardegna occidentale abbiamo... Sì, è vero, sì. Magari se volete voi... Prego. Sì, possiamo intervenire adesso o aspettiamo? No, prego. Sì, appunto, come ha detto Carla, il nostro FLAG ha organizzato dei corsi di formazione professionale per disoccupati e occupati, uno finalizzato all'iscrizione all'albo per le fattorie didattiche ittiche, che si chiama Educare alla conoscenza della risorsa ittica, e un altro che si chiama Accogliere il turismo esperienziale. Quindi tutte e due sono frequentati da pescatori disoccupati che già hanno un ittioturismo, nel nostro FLAG sono numerosi, che intendono avviare l'attività. E tutto questo però è stato inquadrato anche in altri interventi previsti dal nostro PDA. Uno è stata la realizzazione di linee guida per l'attività di pescaturismo, che sono completate e sono in attesa di approvazione appunto dalla pubblica amministrazione. E un altro è un progetto che si chiama Borghi Marinari, che prevede quindi di inquadrare pescaturismo e ittioturismo attraverso un processo di valorizzazione complessiva del territorio. Quindi praticamente sono stati individuati i punti di interesse del turismo marinaro nel nostro territorio e messo in luce anche quali particolari aspetti possono essere valorizzati zona per zona, quindi non dappertutto la stessa attività, ma per esempio Carloforte il Tonno, Teulada pesca artigianale, Portopino Laguna, quindi proprio una mappa dei punti di interesse in modo che un turista possa quindi girare per tutti i nostri punti di approdo, le nostre lagune, e si trovi sempre a poter effettuare attività differenti, naturalmente usufruendo dei servizi di pescaturismo e di ittioturismo. Stiamo anche creando una rete dei ristoranti che comprende i ristoranti della zona che somministrano pescato locale e gli ittioturismi. Quindi è in corso di creazione una rete che naturalmente avrà delle regole stringenti proprio per la valorizzazione del prodotto locale e in una comunione di intenti tra strutture che tutto sommato sono diverse ma concorrono a far conoscere il prodotto del nostro FLAG. Questo è quanto. Grazie, interessantissimo. Io prima di commentare questa bella esperienza del FLAG, darei la parola a Cinzia Olivieri, del FLAG Pescando, che magari completa anche questo quadro. Grazie. Cerco di essere brevissima, ci sarebbe tanto da dire. Allora, io sono un animatore polifunzionale del FLAG, però ultimamente sto seguendo anche il modulo Green and Blue Economy in due dei corsi che abbiamo attivato insieme a un'agenzia di formazione, sempre sfruttando appunto queste risorse della Green and Blue Economy. È un po' strano quello che è emerso, perché da un lato c'è la visione del FLAG, che non si può dire dall'alto perché il FLAG è comunque una struttura molto orizzontale, però dall'altro io ho avuto anche modo di parlare moltissimo con i pescatori durante le mie lezioni e lì ho avuto un punto di vista privilegiato per capire cosa funzionava, cosa non funzionava. Allora, anzitutto vi dico cosa abbiamo fatto. Noi abbiamo attivato tre reti di impresa,
Una che ovviamente tenete conto che lo scenario del Covid ha segnato una battuta d'arresto fortissima, soprattutto perché si sta parlando di ristorazione e accoglienza, quindi come potete ben immaginare le cose sono state non difficili ma di più. Tutto sommato la partecipazione ha continuato a mantenersi salda e questo ci ha fatto un gran piacere. Molte di queste persone coinvolte poi nelle riunioni che hanno aderito a queste reti di impresa, una per l'attivazione dei ristoranti etici locali, in pratica sono tre reti, il nostro piano d'azione purtroppo divideva queste, la creazione di tre reti. Noi, io personalmente, ma anche il mio direttore, riteniamo che sarebbe stato più utile probabilmente riunire tutto in un'unica misura. Di fatto abbiamo tre misure, una per i ristoranti etici locali, una per la rete degli iti turismo e l'altra per una rete mista che coinvolga anche altri operatori culturali, per esempio dalle guide turistiche, escursionistiche, i musei, eccetera. Quindi sistemi per entrare in rete e per promuovere queste realtà anche dal punto di vista del marketing e per dare una solidità accompagnando queste realtà con un manager di rete, tutto pagato per 2 anni nella fase di startup da noi. Questa esperienza di rete è andata molto bene. Poi abbiamo anche, comunque siamo in fase d'avvio, poi abbiamo presentato anche un progetto esterno al nostro piano d'azione con l'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche e abbiamo creato una task force con tutti i GAL che condividono parte del loro territorio con il FLAG e quindi questo ci ha permesso di mettere in rete l'ititurismo in uno scenario un po' più ampio di sviluppo rurale anche con gli agriturismo eccetera. E tuttora al momento però questo bando è ancora in fase di un progetto che comunque prevede la stretta collaborazione con le reti d'impresa già create dal FLAG, quindi qualcosa che potenzia un progetto interno già avviato. Poi abbiamo appunto all'attivo dei corsi, ne abbiamo anche per il futuro. Attualmente uno è stato terminato, quello il corso proprio di turismo e pescaturismo, e poi ne ho uno, sto seguendo anche uno su acquacoltura, che però comunque diciamo è affine perché il produttore, cioè chi lavora poi nel settore dell'acquacoltura, ovviamente produce dei prodotti che comunque finiscono anche questi sulle tavole dell'ititurismo. Allora, la nota dolente. Avevamo attivato un bando a fine 2020 e l'abbiamo dovuto riaprire, è scaduto il 26 di febbraio. Il bando prevedeva il cofinanziamento di nuovi ititurismo, con spese ovviamente al 50%, e di potenziamento di ititurismo già esistenti. Di fatto non siamo riusciti a spendere le risorse né la prima volta né la seconda volta, per cui abbiamo dovuto aprire un altro bando. Motivo? Sicuramente lo scenario pandemico, certamente, ma c'erano, non lo so, delle criticità. Molti per esempio erano interessati paradossalmente più ad aprire di turismo non di tipo classico ma per esempio sulla barca, e c'era un cavillo regionale per cui non era possibile fare questo, quindi le persone interessate poi di fatto non hanno partecipato perché erano interessate ad aprire un ititurismo all'interno della propria imbarcazione, a bordo barca. E quindi abbiamo deciso di, con ovviamente il direttivo e l'assemblea dei soci, di destinare queste risorse residue al potenziamento del pescaturismo, quindi verrà bandito prossimamente un nuovo bando per spendere queste risorse residue. E per il resto no, è stata un'esperienza, cioè i nostri pescatori sono fortemente interessati alla diversificazione perché noi stiamo vivendo in modo veramente molto drammatico la povertà, l'impoverimento dello stock ittico del mare, quindi sono gli stessi pescatori che a gran voce ci stanno chiedendo attività di diversificazione prima ancora che per una presa di coscienza dovuta, come dire, a qualcosa che hanno appreso strada facendo, proprio perché si sono trovati con il fuoco
sotto i piedi. È un problema molto, molto, molto stringente questo, quindi sono, insomma, nella nostra zona c'è un fortissimo interesse. Ora ci sarebbe tanto da dire, ma sono scaduti i miei minuti, quindi lascio la parola a qualcun altro. Grazie, allora grazie anche per questa esperienza. Io a questo punto chiamerei in causa un'esperienza o qualche contributo dalla Regione Toscana, se il dottor Guarneri vuole, come OI, intervenire e diciamo parlare un po' del tema della diversificazione nel FEAMP toscano, e poi qualche esperienza, se c'è, velocemente, concentrandosi, diciamo, più che su un'analisi di ciò che è stato fatto, sugli elementi innovativi che sono stati introdotti in tema di diversificazione e che si vorrebbero anzi introdurre, perché così ci avviamo verso la seconda e ultima parte della giornata, che è quella proprio delle nuove proposte, cioè di cosa vorremmo migliorare, di cosa vorremmo cambiare rispetto all'esistente, a tutto il quadro, sia il quadro del POFEAMP, sia il quadro normativo e regolamentare, perché iniziamo quindi ad introdurre questo secondo momento. Cosa si può fare di più e di meglio in tema di diversificazione in Toscana? Questo è un po' il tema su cui vorrei stimolare la vostra riflessione. Grazie Andrea e buongiorno a tutti. Allora, io come toscana, sì, insomma, sull'attività in generale del pescaturismo, l'ittiturismo, la diversificazione, siamo intervenuti già, come insomma, a livello locale un po' si sa, ma insomma da diversi anni con la legge regionale 66. È una legge che diciamo che affronta un po' le tematiche della pesca a tutto tondo, no? E quindi prevede la regolamentazione di tutta l'attività, chiaramente una fase che è venuta poi un po' a mancare, perché a livello organizzativo nazionale della pesca, appunto a livello di governance, impedisce un po' il processo, diciamo, di regolamentazione della pesca, però sull'attività specifica di diversificazione, pescaturismo e ittiturismo abbiamo un pochino approfondito nella legge regionale nel corso degli anni le caratteristiche, le attività autorizzate, il tipo di percorso da parte degli operatori che vogliono esercitare l'attività, e quindi è tutto normato abbastanza, diciamo, in maniera abbastanza capillare. Anche i finanziamenti sono stati, hanno seguito, diciamo, un pochino questo tipo di quella normativa, sono stati stanziati nell'ambito della 66, soprattutto nei primi anni, e con i programmi regionali della pesca a livello provinciale venivano finanziate attività di pescaturismo e ittiturismo, diciamo parallelamente hanno trovato attuazione anche nel FEP, quindi nel periodo di programmazione 2007-2013, e in maniera molto marginale nel FEAMP per quanto riguarda i bandi extra flag. Per i bandi flag, le strategie flag tra l'altro hanno anche l'1.30 attivata in più o meno, diciamo, in tutte le strategie presenti, ci sono i bandi che sono stati già attivati, alcune interventi sono stati finanziati anche se in maniera parziale, però dicevo la difficoltà che io tra l'altro ho segnalato sul sito, come ha fatto la Mirvana prima, perché la misura 1.30 non risponde assolutamente alle esigenze della diversificazione. Si finanziano solo le nuove attività, per cui noi, tenete conto che in tutto il periodo di programmazione abbiamo impegnato solo 80.000 euro per attività di pescaturismo, è una cifra bassa, perché proprio c'erano delle difficoltà operative. Tra l'altro la misura non prevedeva neanche, non era neanche chiara nella percentuale di cofinanziamento, perché addirittura si parlava, come dice il regolamento stesso, non per colpa di, ma insomma il regolamento stesso dice si finanzia fino al 50% del bilancio aziendale. Cosa vorrà dire, non si è mai capito. Alla fine, dopo anni, siamo arrivati a capire che era il 50% delle spese sostenute, esattamente analogamente a tutte le altre misure. E quindi siamo potuti partire con i bandi che hanno creato subito le difficoltà proprio di interpretazione dei progetti che arrivavano. Per esempio, un'attività di pescaturismo che porta le persone a osservare l'attività di pesca. La nuova attività significa anche montare i mulinelli a bordo e farli pescare?
Quindi è tutta una serie di problematiche che erano, diciamo, insuperabili e che quindi di fatto hanno portato alla rinuncia da parte dei pescatori di tanti progetti e anche alla rinuncia a presentare domanda. Quindi io spero che nella prossima programmazione ci sia un incentivo vero di questa misura, tanto includendo anche le attività già avviate sia di pescaturismo che di ittiturismo, e che sia molto più chiara rispetto agli obiettivi e alle spese ammissibili e anche alla tipologia di cofinanziamento. Per quanto riguarda la cornice, diciamo il quadro normativo, secondo me ci vuole anche una cornice nazionale dove inquadrare la materia, e poi le normative regionali devono intervenire rispettando un po', raccogliendo un po' le specificità locali, però rifacendosi a questo quadro nazionale, anche perché poi le capitanerie di porto, che per esempio per il pescaturismo controllano le attività a bordo, diciamo si rifanno a una normativa nazionale, come regione dovrebbero anche chiaramente soddisfare le esigenze e le richieste di dei vincoli posti dal livello regionale. Quindi insomma, anche per assicurare una certa omogeneità di intervento in un settore che comunque ha una normativa nazionale di riferimento, per non dire comunitaria. Quindi in questo noi ci siamo adeguati anche con la normativa, per tornare all'aspetto che la Mirvana ha sollevato prima sull'attività connesse, perché proprio a un certo punto il decreto legislativo 4 del 2012 ha previsto che l'attività principale del pescatore è attività di pescaturismo e di turismo e di ospitalità, lasciando invece per l'acquacoltore questo tipo di attività come attività connessa. Questa l'abbiamo recepito nella legge e effettivamente ha semplificato un pochino anche e ha dato un impulso anche alla presentazione e allo sviluppo delle attività, soprattutto per quanto riguarda la pesca. Quindi in Toscana, diciamo, è molto ben rappresentata questa, il pescaturismo e l'ittiturismo, e recentemente abbiamo inserito in una piattaforma online, diciamo attraverso dei colleghi che lavorano, l'ho fatto io direttamente, ma insomma si occupano di promozione, abbiamo dato la possibilità a tutte le imprese di registrarsi su questa piattaforma per essere un pochino visibili sui mercati e sul punto di vista degli operatori turistici, degli alberghi, da chiunque voglia attingere, diciamo, informazioni circa la localizzazione e le opportunità offerte dalle imprese sul territorio. Questa è una fase importante, secondo me, che abbiamo cercato di sviluppare anche con progetti da FEP, che FEAMP, collaterali, che mettevano un po' in relazione l'attività, per esempio l'ittiturismo o il pescaturismo, con gli agriturismi, oppure dei servizi che potessero in qualche modo favorire il contatto delle agenzie di promozione del territorio, di promozione turistica e delle strutture di ricezione con gli operatori che esercitano il pescaturismo. Questa è una fase importante, è un aspetto appunto che può creare delle sinergie utili per lo sviluppo ulteriore. Dimmi quando stai per arrivare a casa. L'altra e io mi faccio trovare davanti. C'è un microfono aperto. Spegnete i microfoni, per favore. Adesso ci silenziamo, non c'è più, non preoccupate. Che succede, va bene. Ecco, sì. Allora, l'altro aspetto che è sicuramente, secondo me, da sviluppare, a parte la formazione giustamente rilevata da tanti, che dagli stessi pescatori che insomma hanno bisogno di capire come gestire le persone a bordo, come insomma creare un ambiente proprio adeguato a ospitare il turista, è diverso chiaramente dall'attività di pesca, e quindi pur stando nello stesso ambiente sono attività completamente diverse, quindi necessita anche la formazione è molto importante. Secondo me anche le infrastrutture a terra, in ambito portuale e per la pesca soprattutto, sono importanti. Bisogna creare, sarebbe il bisogno non solo per il pescaturismo, ma per l'attività di pesca in generale, creare le famose cittadelle della pesca all'interno dei porti, dove c'è tutto,
dove c'è tutto, dove il turista arriva accanto alle strutture, alle portuali, dove c'è il diporto, dove c'è il turismo, dove arrivano i panfili, gli yacht, eccetera. Bisogna che ci sia un'area dedicata alla pesca in tutti. Poi noi nel Tirreno abbiamo delle aree portuali sì importanti, ma abbiamo anche delle piccole ripari di pesca, abbiamo dei piccoli porti canali. Ecco, in queste aree bisognerebbe creare, cercare di avere un'attenzione maggiore per dare risposta a questo tipo di attività, che ha bisogno di, a parte dell'adeguamento a bordo, appunto come dicevo, anche delle strutture a terra, l'accoglienza delle persone, quindi il comfort. Ecco, queste cose qui vanno un pochino sviluppate. Nei nostri territori io non vedo particolari attenzione a questi aspetti. Bene. Quindi niente, va bene, vai, mi fermo qui e niente, tanto grazie a Gianni, insomma, per queste idee, no? E per queste esperienze anche che ricordava, la piattaforma online, il contatto tra l'ittiturismo e il turismo in genere e questa necessità di infrastrutture a terra, queste cittadelle della pesca. Questo mi permette anche un po' di chiamare in causa i flag toscani, no? Che sono qui con noi, principalmente Costa d'Argento, e poi anche sempre nel territorio del Costa d'Argento, Pierluigi Piro con la cooperativa dei pescatori di Orbetello, che insomma ha lavorato molto sull'ittiturismo, stanno continuando a farlo, hanno partecipato anche alle attività di scambio del nostro progetto. Non so se vogliono aggiungere qualcosa, poi ritorniamo brevemente sul Flag Nord Sardegna e concludiamo con un piccolo focus sulla nuova programmazione. Andrea, prego. Andrea, sì. Scusami Piro, poi dopo che... Andrea Bartoli, vai. Sì, no, vado dopo Piro. Sì. Ma la precedenza all'anziani, dai Piro. Ti voglio bene. Vai. Sono un plurinonno, quindi va bene, mi sembra anche giusto. Buongiorno a tutti. A parte che probabilmente andrebbero... Mi sentite? Certo. Andrebbero fatte molto più spesso, perlomeno con una cadenza periodica, queste riunioni, perché si trae spunto dalle realtà, dalle altre realtà, magari per arricchire anche le proprie idee e la nostra realtà. Devo dire che in Toscana noi siamo ben rappresentati a livello regionale da un ufficio gestito da Gianni Guarneri e dai suoi collaboratori, che è puntuale. Mi rifaccio a quello che ha detto Gianni Guarneri per arrivare poi a una piccola analisi. Tra le mie indicazioni ho messo la semplificazione burocratica quando mi sono state fatte le domande, no? E vi devo dire che stiamo sfiorando veramente il paradosso su alcune cose che noi cerchiamo di sviluppare. Noi siamo una realtà, per chi non ci conosce, che completa il cerchio della valorizzazione del percorso della pesca, perché facciamo acquacultura sostenibile, facciamo pesca tradizionale, ittiturismo, riusciamo a dare da mangiare ogni anno a 42.000-45.000 persone, trasformiamo il prodotto, abbiamo iniziato ad esportare i nostri prodotti e volevamo chiudere il cerchio, questo la dico per parlare proprio di semplificazione, con il villaggio del pescatore, che è poi una cosa che ha accennato in qualche modo Gianni Guarneri parlando di accoglienza. Pensate che noi abbiamo dei magazzini dove lavoravano i pescatori dal 1960 e abbiamo pensato di creare il primo villaggio dei pescatori sostenibile, praticamente già finanziato da aziende che producono energia alternativa, innovativa e così via dicendo. Ci siamo fermati perché quando abbiamo presentato il progetto il comune di Orbetello si è reso conto che quell'immobile, che esiste almeno dal 1960, non è accatastato. È su area demaniale e non è accatastato. Abbiamo iniziato un iter che diventerà impossibile, cioè noi rischieremo di non aprire questo centro di accoglienza piccolo, 9 camere, museo della pesca, attività ludiche, eccetera, eccetera, perché non riusciamo ad uscire da questo gap. Quello che diceva prima il dottor Guarneri era che è vero che dobbiamo allargare e comunicare
insieme quello che la cultura della pesca può favorire per un rilancio anche economico e sostenibile. Ma se non si riescono a semplificare atti, se non si riesce ad avere una burocrazia più snella, se non si riesce ad avere, come dire, una spinta propulsiva per dare alle aziende che producono, che fanno itturismo, pesca, putturismo, la possibilità di sviluppare progetti in modo rapido, rischiamo che tante aziende, come succede in Toscana, nell'ambito della pesca, ahimè purtroppo, rischiano di disarmare le barche e andare a lavorare per qualcun altro. Cioè, quello che voglio dire io nel mio intervento, ho ascoltato con molta attenzione tutti, anche la dottoressa Feletti, che parlava della realtà del Ligure e, come dire, io considero la Sardegna degli amici, colleghi, perché abbiamo con loro molte sinergie, al di là della diatriba di qual è la bottarga più buona tra noi e la Sardegna, però, e io sostengo che la mia, loro sostengono chiaramente che la loro. Se non c'è una regia che gestisce queste operazioni, una regia però generale, ognuno va avanti a spot, i flag stanno facendo un buon lavoro, forse indispensabile, però manca, come dire, chi poi riesce a mettere insieme tutte queste realtà, tutte queste difficoltà e far sì che diventino procedure snelle per dare l'opportunità di rilanciare un'economia, perché ripeto, il Covid poi ci ha segnato. Pensate che il nostro centro di degustazione, come gran parte dei ristoranti, in un anno è stato chiuso 6 mesi. Quindi io ho dovuto fermare i dipendenti, e i soci si sono attrezzati per fare i pescatori, per fare i ristoratori, per fare i trasformatori, però in qualche modo ho rallentato il processo di occupazione e di sviluppo della filiera. Cioè noi, quello che posso dire io per l'esperienza che ho, che le potenzialità del mondo della pesca, sia dal punto storico-culturale, dal punto di vista storico-culturale, che dal punto di vista trasformiero, mancano appunto di una regia unica. E le varie regioni, chi più o meno virtuoso si stanno attrezzando per sopravvivere, ma secondo me lo Stato, il MIPAF in questo caso, dovrebbe in qualche modo incidere su argomenti che sono secondo me determinanti, come il fatto che noi paradossalmente i nostri allevatori in acquacoltura rischiano di non vendere il prodotto trasformato accresciuto a terra, perché arriva prodotto dalla Grecia e costa 2-3 euro meno al chilo. Cioè serve, come dire, un protocollo anche per la comunicazione del valore dei nostri prodotti e il valore anche dei percorsi di itturismo, di persone che ti portano in giro, ti raccontano la storia del mare, che ti cucinano pesce pescato. Sembra che a un certo punto questo tipo di lavoro vada in secondo piano rispetto ad altre attività che purtroppo sì, hanno un'incidenza importante dal punto di vista economico, ma non hanno così tanta possibilità di sviluppo come la pesca, l'acquacoltura, l'itturismo e il pescaturismo hanno. Cioè stiamo, secondo me, ancora a livelli, e lo dice uno che sta facendo tutto, sta facendo, lo ripeto, bonifica dell'ambiente, trasformazione del prodotto, pesca sportiva, pesca tradizionale, allevamento. Quindi io sto cercando poi di chiudere il cerchio, ma potremmo avere un po' tutti un cerchio da chiudere se si lavorasse in assoluto coordinamento, in assoluta sinergia. Per questo ho detto all'inizio del mio breve intervento che di questi incontri, e vi ringrazio Andrea di avermi invitato, bisognerebbe farli più spesso, mettere a confronto le realtà e forse anche, come dire, istituire un protocollo unico di sviluppo per far sì, certo, che i nostri non dovremmo più essere in secondo piano. Bene. Grazie Pierluigi, a te. Io allora questi spunti ce li siamo segnati, poi li riprendiamo sul finale. Passerei allora la parola velocemente a Andrea, se ci dà un flash, e poi ad Alessandra Malfatti del flag Alto Tirreno,
che è un altro dei nostri flag. E poi ovviamente chi vuole intervenire può sempre farlo. Mi raccomando di essere brevi perché stiamo quasi per arrivare alle 2 ore e dobbiamo cercare di mantenerci entro diciamo 20-30 minuti massimo, non sforare di più il tempo. Grazie. Eccomi, cercherò di essere brevissimo e di non ripetere quello che è già stato detto, perché comunque come diciamo operatori del settore tutti, da tutte le regioni, continuiamo a dire i soliti problemi. Vuol dire che sono problemi reali e in questa situazione... Avvicinati un po', Andrea, si sente poco, Eccomi, mi sentite meglio? Sì, un pochino sì. Allora, aspettate che alzo anche il volume di qua. Sì, va bene. Eccomi qui. Dicevo che non ripeto quello che hanno detto tutti gli altri operatori, gli altri interventi, perché vuol dire che la questione è, diciamo, non legata a un territorio, ma è proprio una questione di sistema. Quindi va affrontata nel sistema. E io voglio fare il mio intervento su quello che sarà il futuro, cioè cosa noi immaginiamo per il nostro settore da qui, non ai prossimi 5 anni, che purtroppo lo sappiamo già quello che ci aspetterà come settore pesca e acquacoltura nei prossimi 5 anni, ma per poter pianificare la vita di un'azienda e delle persone che ci lavorano, noi oggi siamo obbligati a dover pensare ai prossimi 15 anni. Quindi cominciare ora a fare e a pensare qual è il modello di sviluppo delle nostre imprese per i prossimi 15 anni. Bene, le prossime programmazioni europee sulle attività di diversificazione. Io spero che gli errori che sono stati fatti nel passato vengano affrontati, vengano fatti capire a chi di dovere nelle stanze romane e nelle stanze di Bruxelles, perché tutti stiamo, in tutte le riunioni che abbiamo, vediamo che comunque nelle varie riunioni, almeno nelle riunioni diciamo in cui partecipano anche le amministrazioni locali, chiamiamole del Tirreno Nord, tutti rendiamo atto dell'impegno che le regioni stanno facendo direttamente attraverso i flag, attraverso le strutture intermedie. Ma qui noi il problema ce l'abbiamo a Roma, perché comunque se non abbiamo un riferimento forte a Roma su queste tematiche e quindi di conseguenza a Bruxelles, io la vedo complicata. Cioè cercheremo sempre di trovare una soluzione locale cercando di fare un po' i maghi zurli, ma il problema è quello che ha detto Piro. Bene, sul futuro io vedo 2 cose. Primo, pescaturismo. Se vogliamo veramente far sì che questa attività permetta di vivere, di essere implementato e di ridurre lo sforzo di pesca, ci sono 2 cose che devono essere fatte. La prima è permettere comunque anche alle barche a strascico di fare pescaturismo. E questa cosa, se non entra in gioco il Ministero col Comando Generale delle Capitanerie di Porto, non ci usciamo. Secondo, dobbiamo permettere di far costruire anche con finanziamenti che secondo me sono finalizzati alla riduzione dello sforzo di pesca, delle barche per la pescaturismo, in cui il pescatore, se ci crede, continua ad avere la sua barca da pesca, ma si costruisce una barca dove invece la utilizza per i servizi ecosistemici ambientali, chiamiamoli così. Questo è sul pescaturismo. Sull'ittiturismo, anche qui, i nostri pescatori o le nostre cooperative non sono ricchi. Quindi il primo punto è: ma se io ho già fatto un intervento per iniziare, come già è stato detto da tutti, ma perché devo essere fuori dai prossimi bandi e non potrò mai sviluppare la mia attività? Secondo, è vero che si può fare nella casa del pescatore o in qualsiasi altra struttura in uso, ma io non capisco perché in agricoltura si può fare, cioè perché ci sono questi limiti, per esempio se un pescatore vuole acquistare o trovare un locale e quindi deve immaginare e investire per i prossimi 15 anni, gli dovrebbe essere permesso di avere il finanziamento anche sulla sistemazione e l'acquisto. Ci sono tantissime strutture abbandonate nei nostri borghi, ma nessun pescatore affitterebbe, si impegnerebbe prendendo un locale che poi magari dopo 3 anni gli viene tolto l'affitto, la concessione, perché abbiamo il problema delle concessioni demaniali, e deve anche ridare indietro i soldi che ha preso per l'ittiturismo.
quindi aprire anche alla possibilità che le spese ammissibili siano quelle relative agli interventi di acquisto di un immobile e di sistemazione, che è la gran parte dell'investimento economico che deve fare un pescatore. Un marinaio che si troverà disoccupato perché le barche andranno in demolizione, come può pensare in una situazione del genere di fare un investimento su un immobile? Perché ittiturismo vuol dire immobili, vuol dire ospitalità per dormire. Quindi questa cosa deve essere, si dice, ma nei bandi è già previsto, ma un 10% su un progetto, tutti abbiamo seguito qualche pratica e abbiamo le esperienze, nessuno lo ha fatto, perché sono dei paletti inarrivabili. Cioè io dovrei, per avere un 10% su dei lavori immobili, dovrei spendere 100.000 euro in attrezzature. Capite che è un controsenso. L'altra cosa riguarda la questione che riguarda in generale il FEAM, e poi mi fermo e spero che nella prossima programmazione venga superata, è la questione delle tempistiche. Le aziende programmano gli interventi secondo i loro piani aziendali, secondo le disponibilità finanziarie e secondo le tempistiche in cui le varie amministrazioni rilasciano le autorizzazioni. Non è possibile pensare che finché non esce un bando, un'azienda non può intanto realizzare l'intervento, perché sennò poi l'intervento è già realizzato e funzionale. Ma se il FEAM, il prossimo programmazione, noi non sappiamo ancora quando entrerà in vigore, cosa gli dico io ai miei soci che vogliono realizzare un qualcosa? Aspetta il bando e intanto stai fermo, perché le spese non saranno ammissibili. Capite che questo è veramente il problema di sviluppo. Mi fermo, certo, perché ho preso troppo tempo. Grazie. Grazie Andrea, hai toccato una serie di argomenti molto interessanti, poi li riassumiamo in fondo. Allora, Alessandra Malfatti, darei la parola a lei. Sì, sarò brevissima. Grazie Alessandra. Sono sempre breve io negli interventi. Va bene, io sono vicepresidente Franco Alto Tirreno, ma sono anche presidente della Cittadella della Pesca. Quella cittadella che diceva Gianni Guarnieri, no? Noi è un progetto che abbiamo intrapreso ormai da tanto tempo su Viareggio e che finalmente vediamo realizzarsi. Abbiamo lavorato sull'unione della marineria e abbiamo realizzato questa, chiamiamola, casa del pescatore, dove noi vogliamo alla fine realizzare tutte queste attività di diversificazione e anche tutti questi spunti che io, grazie al FLAG, partecipando agli incontri nazionali e internazionali, ho potuto vedere e che quindi vogliamo realizzare su Viareggio. Per cui con grande fatica, perché poi noi siamo la impresa debole che si trova molto spesso all'interno di una realtà molto forte, no? Io porto sempre esempio nostro: Viareggio è il terzo polo mondiale della nautica, e noi siamo una marineria importante, però imprenditorialmente siamo fragili, per cui a volte abbiamo subito molto la pressione della parte forte del porto. Fortunatamente negli ultimi anni abbiamo avuto, che poi dipende molto anche da questo, un'amministrazione che ha visto il valore aggiunto che può portare la pesca e ci ha permesso di concludere questo progetto, no? Di questa cittadella, dove all'interno c'è tutta la filiera della pesca, perché si va dall'ingrosso al servizio di delivery al dettaglio, cioè trasformazione. È un progetto regionale che abbiamo realizzato nel 2015, facciamo trasformazione per le mense scolastiche. C'è l'intenzione di fare un accordo di filiera con tutto il mondo dell'agroalimentare, perché noi siamo parte dell'agroalimentare e dobbiamo far parte di quella filiera. C'è la volontà di lavorare anche con realtà importanti che sono sul territorio, come le scuole, no? Quindi riuscire a realizzare rapporti continuativi e strutturati, per esempio con l'alberghiero e con il nautico, quindi scuola di formare i cuochi che andranno a vendere, che andranno a utilizzare, a promuovere il pesce locale, e formare, riuscire a realizzare finalmente nel nautico magari anche una scuola pesca.
e poi creare rete con, riuscire a fare accoglienza e creare rete con la realtà del porto, quindi con la nautica da diporto. E anche noi abbiamo un ittiturismo, perché c'è un ristorante sopra il mercato ittico, e poi quello che vogliamo riuscire a fare è mettere un po' a sistema anche la pescaturismo presente sul territorio, perché poi il problema sostanziale della pesca è che sono tutte esperienze frammentate che non riescono a mettersi in rete fra di loro e poter offrire, no, quell'opportunità, quella grossa opportunità che poi c'è. Io penso che tutti noi, no, vediamo quanto opportunità e quanto si può realizzare sul mondo della pesca e quanto non è stato realizzato. Però la frammentazione che è tipica della pesca, forse alla fine è il suo limite. Concluso. Grazie, ti ringrazio Alessandra, anche te ci hai dato molti spunti. Io allora a questo punto tornerei in Sardegna, perché c'eravamo, come dire, chiedo scusa, dimenticati di fare un giro anche con la parte nord. Avevamo ascoltato gli amici del sud, quindi Gian Mario Garruccio del FLAG Nord Sardegna e poi il FLAG GAC, il Mare delle Alpi, con Lara Servetti. Prego, anche voi vi chiedo di cercare di limitare il più possibile i tempi. Grazie. Ti ringrazio, mi sentite? Perfetto, sì, farò economia di tempo perché è veramente tardi, ma due o tre cose ci tengo a dirle, come dire, come contributo all'evento, per cui ti faccio i complimenti perché è una grande occasione di messa in rete di conoscenze, competenze, esperienze e buone idee. Ho perso una parte delle cose che ha detto Mirvana, ma sono riuscito a sentire in coda che ha parlato di formazione e parto da qui. Parto da qui perché secondo me e secondo l'esperienza che abbiamo fatto noi in Sardegna, ma non solo noi, anche gli altri FLAG, con il programma FSE Green and Blue Economy, abbiamo insomma fatto delle scoperte interessanti. Intanto che bisogna fare analisi dei fabbisogni continua per stare sul pezzo anche nella realizzazione del piano di azione. Questo lo dico perché stiamo sperimentando che la formazione è una leva straordinaria per fare innovazione e anche diversificazione. Questo lo dico con convinzione per le cose che sto vedendo. Esempio, dai nostri corsi di Green and Blue Economy, dai corsi di startup e di nuove imprese, verranno fuori delle attività di economia circolare che come FLAG abbiamo tutta l'intenzione di sostenere non solo ora ma anche nel FEAMPA. Tanto, come dire, per fare un esempio, ne abbiamo già parlato con Mirvana, molti di voi le conoscono. Ancora sulla formazione, dico una cosa che fa bene alle reti e alla rete, nel senso che Alessandra Malfatti, che ha parlato prima di me, le do una notizia, lo saggiamo, insomma, finalmente realizziamo il nostro corso su manager di rete per la Green and Blue Economy, dove l'esperienza di Cittadella della Pesca è una buona prassi, che verrà raccontata da Alessandra e dai suoi, diciamo, ai nostri 20 allievi sul corso manager di rete per la Green and Blue Economy. Dico anche che, per tornare al nostro piano di azione, abbiamo provato noi a fare una misura specifica sulla differenziazione, purtroppo condizionata dall'impossibilità delle imprese ad investire, in parte a causa Covid, in parte per la difficoltà per le imprese di pesca, come voi sapete, a far calcolare la propria redditività quando chiedono un prestito. Ci scontriamo su questa cosa con le banche, non ne usciamo. Ma non ne usciamo neanche non solo sulle imprese già attive, sui pescatori già attivi, ma neanche sulle start-up. Faccio un esempio: se un nostro allievo vuole prendere resto al sud, si deve scontrare con le banche, ma si deve scontrare pesantemente, perché le banche, come dire, su questo purtroppo non ci sono proprio. Mi dispiace che stamattina non è con noi uno dei nostri partner FLAG, la ditta di pesca di Castelsardo, che fa pescaturismo con la Lilli, con la barca. Stamattina stanno lavorando, altrimenti sarebbero stati qui a raccontarci la loro esperienza. Questo, vabbè, è un peccato. Dico anche che sul nostro territorio
attraverso il FEAMP è nato un ittiturismo dove un pescatore di quinta generazione di Isola Rossa, una comunità di pesca nel nord-ovest della Sardegna, ha attivato finalmente l'ittiturismo, dove lavora lui, la moglie e il figlio, ha creato occupazione. Quindi veramente su questa cosa noi ci crediamo molto. E chiudo dicendo una cosa che abbiamo imparato, insomma, che non riesco forse a vedere il 2027 come hai chiesto all'inizio, perché è lontano, siamo fermi, siamo abbastanza impantanati in questo presente veramente strano. Può darsi che quando ci metteremo a fare animazione sul CLLD, sul FEAMP nuovo, lo vedremo il 2027. Però una cosa di cui siamo convinti nel nostro flag è questa, che secondo me si diversifica meglio se si diversifica in rete. Cioè se si riesce, contaminando le varie attività, pesca, trasformazione, commercializzazione, ma anche contaminando costa interno e contaminando le filiere, secondo me questi sono i presupposti, secondo noi, per fare diversificazione e innovazione. Diversamente ognuno continuerà a fare le sue cose da isolato, forse anche in modo marginale, per cui questo volevo dire. Ci sarebbero tante altre cose, ma è tardi, grazie per lo spazio comunque. Grazie Gian Mario, perché hai dato degli spunti veramente interessanti che in un certo senso raccolgono e sintetizzano questa cosa della prospettiva dell'integrazione nella prossima programmazione. Magari ne parliamo ora in chiusura. Allora, ora ritorniamo in Liguria con il mare delle Alpi. Allora, Lara... tutti, io sono del direttivo del FLAG GAC il mare delle Alpi. Intanto vi ringrazio perché questi momenti sono sempre momenti di arricchimento per tutti. Vedo una bella platea, vedo la dottoressa Feletti, vedo Salvatore Pinga, con cui siamo sempre in stretto contatto. Il mio intervento sarà brevissimo. Salvatore rappresenta una delle realtà di ittiturismo liguri di cui noi ci vantiamo sempre e spesso. Sicuramente i flag aiutano, sicuramente questa unione di forze aiuta la pesca, però mi voglio un po' ricollegare all'intervento fatto prima dal collega Toscano. Non dimentichiamoci che la pesca vive un momento bruttissimo, che le decisioni non vengono prese a Roma, ma vengono prese a Bruxelles. E ci troviamo in una situazione dove l'ultima riunione che io ho fatto con altri colleghi che si occupano di pesca, si è detto che Bruxelles ha iniziato a togliere i petali alla margherita e un petalo alla volta li toglierà tutti. Quindi sì, bene, i flag, i GAC, benissimo questa operazione di cooperazione fra tutti. L'invito è tutti e quanti a... diciamo così, aiutare i pescatori, perché comunque i pescatori hanno bisogno dell'aiuto di tutti, hanno bisogno dei flag, dei GAC, delle regioni, di tutti i partner, hanno bisogno dei ristoratori, hanno bisogno, la Liguria ha bisogno della Toscana, della Sardegna, dalla vicina Francia. E niente, quindi il mio intervento è solo un intervento per dire che i flag assolutamente sono utili, che forse solo grazie a queste azioni sinergiche di tutta una serie di soggetti si può uscire fuori dal pantano, non solo della diciamo della pandemia, ma anche della burocrazia che la comunità europea riversa addosso alle imprese di pesca. Grazie Lara. Il flag è e rimane l'elemento e il luogo del dialogo. Su questo, insomma, ti ringrazio di averlo ricordato, perché è così, insomma. Io a questo punto concluderei con Remy, se ci vuole dare un piccolo spunto, e poi chiudiamo tutti lasciandoci con due o tre flash sulla nuova programmazione, se abbiamo il tempo di fare anche un piccolo sondaggio su quello che vi aspettate dalla prossima programmazione, in modo da non andare troppo oltre rispetto agli orari che ci eravamo dati. Grazie Andrea di darmi la parola. Prima un saluto a tutti, vi ho mandato messaggi, che è molto piacere che vi rivedo.
Sarebbe bene che ci rivediamo dal vivo, però viviamo ancora così per un po' di tempo, sperando che finisce presto. No, la cosa che volevo dire, io ho sentito tutto con molta attenzione tutti gli interventi e faccio un prolungo di quello che ha detto Lara. Per noi in Francia, ma parlo per anche altri paesi mediterranei, questo principio della diversificazione è all'Europa che la dobbiamo portare, perché la domanda che c'è dietro è qual è il mestiere di domani della pesca, soprattutto per il Mediterraneo, e come sarà legato al suo territorio, perché per adesso la pesca è sempre un'attività primaria di prelevio, e quindi non è niente fatta apposta per poter integrare nel territorio, per poter valutare il suo mestiere, per poter valutare il patrimonio che rappresenta, per poter trovare soluzioni per ridurre lo sforzo della pesca. E questo secondo me è lì che dobbiamo portare, perché voi italiani siete i soli a avere veramente delle normative che sono chiari su queste possibilità della diversificazione, ma siete i soli e avete anche problemi, ne avete parlato tanto sull'applicazione delle normative che sia a livello nazionale e regionale. Ma dall'altro lato noi francesi, anche tunisiani, anche altri paesi, li guardiamo come dei modelli eccezionali, con tante cose che noi vorremmo fare che non possiamo fare. Settimana scorsa ho visto dei pescatori, ho parlato con dei pescatori fuori dalla regione Papacà che fanno la barca al trascito, che mi dicono: ma adesso anche noi vogliamo fare pescaturismo. E io presento sempre i vostri modelli e i pescatori mi dicono: ma noi li vogliamo vedere, vogliamo andare a vedere come fanno, eccetera. E quindi per me la soluzione è di portarlo e veramente di poter rivendicare questa integrazione a livello europeo, di dire qual è la vostra visione per la piccola pesca sul Mediterraneo, cosa sono le possibilità che ci date, perché se no pescaturismo e turismo ne parleremo sempre. Io sono adesso 10 anni che faccio progetti, però mi stanco un po' perché mi manca le possibilità, come ha parlato Andrea, i fondi per le barche, piano di investimenti a lungo termine. Bisogna essere chiaro su questo, perché se no è tutta truffa di parlare di diversificazione per la pesca, non ci va avanti, ne parliamo solo per dire va bene, bisogna ridurre lo sforzo di pesca, ma ci date veramente i mezzi per poter lottare, per poter mantenere i pescatori? Dietro a me vedete il mio porto di Marsiglia Nord, sapete quanti pescatori ci sono? 10, eravamo in più di 100 50 anni fa, 10, una barca a trascito che se ne va, e nuovi piccoli mestieri. È tutto lì la chiave per me. Grazie Remy, grazie di questo tuo saluto e di questa tua testimonianza. Allora io a questo punto, per non andare troppo oltre, andrei verso questo piccolo flash che volevamo fare sulla prossima programmazione con 2-3 massimo richieste a voi su come vedete la prossima programmazione. Già in parte avete risposto, ma poi condividiamo anche quello che è venuto fuori dai vostri interventi concludendo questa giornata. Allora, intanto il nuovo FEAMPA, qualcuno lo ha già un po' citato, c'è un budget che è già stato predisposto con il nuovo regolamento, quindi sappiamo il quadro finanziario pluriennale, quante saranno le risorse destinate al nuovo FEAMPA, 6 miliardi e 180 mila, di cui all'Italia saranno attribuiti 518 milioni. Queste sono cifre, chiaramente per ora non abbiamo una ripartizione a livello regionale, gli OI più di me ne sanno qualcosa, ma si sta comunque elaborando il nuovo programma operativo, e poi ci sarà anche la suddivisione su base regionale. C'è un nuovo titolo, ma a parte il nuovo titolo, quello che dovrebbe, diciamo, caratterizzare la nuova programmazione è un po' questa semplificazione. Non più un elenco di misure, ma 4 priorità, quindi un raggruppamento per priorità. Questa novità del sostegno a favore degli oceani, e poi anche la sinergia con altre politiche, diverse dalle politiche tradizionali del FEAMPA, quindi il Green Deal, il Farm to Fork, la biodiversità, per ritornare a quello che si diceva prima anche del fatto che
comunque la pesca fa parte del mondo dell'agroalimentare, no? Fa parte di un mondo più complesso che anche quello del turismo dell'agroalimentare. Poi c'è questa attenzione verso le strategie di sviluppo locale partecipativo che dovranno attivare la prossima programmazione e concentrarsi soprattutto sulla blue e sulla green economy. Per cui queste sono le quattro priorità, le vedete, ma insomma credo che qualcuno di voi già le conosca. In queste quattro priorità si ricollegano poi, a queste quattro priorità si ricollegano poi altri obiettivi specifici, un'Europa più intelligente, più verde, più connessa all'Europa sociale, l'Europa più vicina ai cittadini. Per quanto riguarda la correlazione tra FEAMPA e obiettivi strategici, quindi tra le priorità e gli obiettivi, vedete che le quattro priorità poi si sposano con gli obiettivi strategici e per quanto riguarda la CLLD e i FLAG noi saremo all'interno della priorità 3, quindi il contributo alla crescita dell'economia blu e sostenibile e la prosperità delle comunità costiere con l'obiettivo strategico 5, diciamo. Questo fa intravedere la possibilità per i FLAG, ma qui si potrebbe aprire il dibattito per un altro workshop, di poter avere maggiore autonomia, chiamiamola così, maggiore possibilità di programmare le proprie strategie proprio sulla base di una... non una serie prestabilite di misure come è avvenuto in questa programmazione, ma introducendo anche elementi di novità che in parte sono stati introdotti anche nelle strategie dei FLAG in questa programmazione, ma forse nella prossima, parlando in termini di priorità e di obiettivi strategici e non più di misure, si può sperare di poter fare qualche cosa di diverso. E questo lascia intravedere la possibilità di aprire a tutto quello che voi avete un po' accennato prima, no? Quindi ne voglio ricordare alcune di queste idee, gli accordi di filiera con l'agroalimentare, il lavoro con le scuole, mettere in rete le diverse esperienze di pescaturismo, lavorare facendo dell'ittiturismo l'elemento centrale per lo sviluppo del turismo e anche dell'accoglienza turistica in genere, l'utilizzo dei beni comuni da parte delle amministrazioni che, diciamo così, li hanno in dotazione ma non riescono ad utilizzarli, potrebbero essere utilizzati dai pescatori per attività di ittiturismo e di diversificazione. Insomma, tante idee che probabilmente, grazie proprio alla possibilità che sarà dato di spaziare su, diciamo, anche misure nuove, permetteranno di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che sono state per ora le nostre strategie. Detto questo, io vorrei condividere allora con voi quest'ultima, diciamo, serie di domande che abbiamo sempre realizzato con Mentimeter. Se volete rispondere, potete farlo collegandovi, adesso vedrete il nuovo link che vi darò. È questo. Andrea e tutti, io chiedo scusa, ma purtroppo devo andare, mi dispiace. Ti ringrazio molto. Niente, scusatemi. Grazie mille. Grazie. Quindi sempre menti.com, il codice questa volta è 71727921. Sono domande molto semplici che permettono, appunto, partendo dall'esperienza dell'attuale programmazione, di capire quali secondo voi sono le direttrici di sviluppo più interessanti, più importanti per la nuova programmazione. Quali sono gli elementi che voi ritenete prioritari per rendere più efficace la nuova strategia del FLAG nella prossima programmazione? E sono ovviamente elementi tutti importanti nella creazione di un partenariato, però, ecco, riallacciandomi anche un po' a quello che veniva detto negli interventi di questa mattina, c'è senza dubbio la necessità che il FLAG diventi quell'interlocutore che sa mettere in comunicazione e sa mettere in sinergia i vari livelli, no? Dal
livello, diciamo, degli stakeholder locali fino all'organismo intermedio, passando soprattutto, questa mi è sembrata una priorità che tutti avete sottolineato, passando dalle amministrazioni locali o anche da tutte quelle amministrazioni coinvolte nei processi di rilascio delle varie autorizzazioni, permessi e quant'altro, che spesso rimangono al di fuori della programmazione del FEAMP, non sono coinvolte, a volte non lo conoscono, eccetto i comuni proprio costieri più impegnati, ce ne sono alcuni che magari non conoscono nemmeno questi strumenti, quindi fare in modo che anche i comuni siano sempre di più coinvolti, si mettano sempre di più a disposizione degli ittiturismi e dei pescatori, perché è fondamentale, come dicevate, trovare questa sponda, trovare questa collaborazione, no? Altrimenti ci si scontra con le difficoltà di non avere la possibilità di affittare un immobile, di non avere magari il fondo dove sviluppare una nuova idea imprenditoriale, perché anche il comune deve poter cominciare a dare il suo contributo nello sviluppo delle aree costiere, come ad esempio è stato, e mi riferisco qui allo sviluppo delle aree interne e rurali, dove i comuni per tanto tempo hanno avuto un ruolo importante. E forse, e questa è una parentesi che io apro come, diciamo, coordinatore del GAL, anche troppo importanza nella programmazione, gli è stato delegato forse troppo questo compito di programmazione. Sul lato invece delle aree costiere va recuperata questa sinergia, senza dubbio, perché senza l'ente pubblico diventa difficile poter programmare. Questa invece è una domanda un po', se vogliamo, più generica. Quali secondo voi devono essere gli obiettivi dei FLAG nel prossimo periodo di programmazione? Li avete già detti, quindi potete anche, come dire, ripetere o riproporre quello che già abbiamo discusso insieme, ma ecco, introducendo secondo voi quali possono essere elementi nuovi nell'ambito delle strategie dei FLAG, soprattutto in tema di diversificazione. Benissimo, la cooperazione trasfrontaliera, anche questo è un elemento importante di cui stamani non avevamo toccato, diciamo, ancora nessun elemento, ma certamente anche la cooperazione è un valore importante in una strategia di un FLAG. Spesso la cooperazione nell'ambito GAL FLAG si mantiene sempre su un livello interterritoriale nazionale, mentre invece anche l'aspetto trasfrontaliero è importante. E infine le vostre proposte in tema di diversificazione. Anche qui, a costo di doversi ripetere, potete ricordare tutto quello che già nei vostri interventi ci avete esposto, no? Quindi ho cercato io un po' di fare prima un riassunto, però ve lo ripropongo. Di nuovo, la formazione, la necessità di avere delle linee guida di formazione, delle linee guida per le attività di ittiturismo. Questa è, come dire, un qualche cosa che già si sta realizzando in questa programmazione, ma potrebbe crescere e alimentarsi. L'ittiturismo come centro per lo sviluppo delle attività commerciali, delle attività turistiche delle aree costiere, la formazione in tema di green e blue economy, la promozione del settore agroalimentare, inclusa la pesca, creare delle infrastrutture come le cittadelle della pesca, no? Attorno alle quali ruotano appunto più elementi e più settori economici. Senza dubbio la modifica di alcune delle misure di diversificazione che hanno presentato tantissimi limiti, in primis la 130, che ha veramente da più parti riscosso critiche proprio per il problema della limitazione delle nuove attività, e credo che dovrà essere uno degli elementi che andranno sicuramente modificati nella prossima programmazione. Gli aspetti, come dicevo, di collaborazione tra il FLAG, gli enti pubblici per creare sinergie proprio con le amministrazioni pubbliche. Insomma, questi mi sembrano un po' gli elementi che avete,
che avete messo in evidenza. Io a questo punto vorrei ringraziare tutti per questa mattinata, per questi contributi. Davvero per noi è stato un piacere ospitarvi così tanti. È un primo esperimento, non lo vediamo, è la prima volta che ci siamo lanciati in quest'idea di condivisione online. Ci ha fatto veramente tanto piacere che abbiate partecipato. Speriamo che possa essere un modo per continuare questo scambio di esperienze, perché ne abbiamo bisogno tutti, e questo lo avete ricordato. Non so se abbiamo dimenticato qualcuno, se ci sono altri interventi, qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ci possiamo lasciare dandoci come il segno del flag, quello di fare un piccolo report su questa giornata. Poi da questi eventi nasceranno anche dei brevi video con delle parole chiave che riprenderemo dai vostri interventi e da quello che ci siamo detti sul tema della diversificazione, video che poi insieme a questo report verranno mandati anche alla Commissione europea con tutti questi suggerimenti che vi ho detto, tra cui anche alla fine Remy lo ha un po' accennato, la necessità di fare una sorta di position paper sulla diversificazione per contribuire nel poco che può fare un progetto come questo, però al dibattito sul tema della diversificazione per migliorare quegli aspetti critici che ci siamo detti. Io non so se qualcuno vuole aggiungere. Io posso, Andrea, sono Gianni Guarneri, solo per dire che l'opportunità ora che il FEAMP nuovo, il FEAMP anzi, ci offre, le opportunità sono ottime, perché come si diceva prima, appunto, le priorità si individuano, gli obiettivi per priorità, quindi le misure possono essere più tarate al territorio e più ci sarà più un livello, diciamo, decisionale a livello locale, intendo nazionale, importante, quindi la definizione delle misure e degli interventi. Bisognerebbe partire col piede giusto, per ora non siamo coinvolti in questo processo, voi non so se sapete, ma ancora non abbiamo avuto nessun tipo di confronto con l'autorità di gestione, che presumo sia ancora il Ministero, sarà ancora il Ministero della prossima programmazione, e quindi mi auguro di non ritrovarci con il piatto pronto, come si dice, perché come è successo nelle altre programmazioni, e poter cercare di intervenire nel processo anche di definizione della programmazione in maniera più, come dire, più attinente alle esigenze del territorio, e quindi come tutte le regioni poter, diciamo, intervenire prima. Per ora questo non sta avvenendo. Io ho avuto la bozza di programma nazionale per vie traverse, non c'è stato nessun confronto diretto, e questo mi sembra che non sia un buon punto di partenza. Però le opportunità, ripeto, ci sono, cerchiamo di sfruttarle al meglio, ma ecco, questo è un compito nostro anche nei confronti del Ministero e dell'autorità di gestione, cercare di avere i punti di contatto e di chiedere un confronto preliminare. Ecco, questo volevo aggiungere a questa discussione, che è molto importante e che comunque per il futuro è un aspetto che bisogna approfondire, da tenere in considerazione. Grazie. E grazie per tutto, perché per l'interessantissima iniziativa che avete organizzato. Grazie a te. Certamente il ruolo degli OI su questa fase di interlocuzione nella programmazione è un ruolo su cui i FLAG fanno un grande affidamento, no? Lo dico come FLAG Costa degli Etruschi, ma penso che tutti i colleghi degli altri FLAG lo pensino come me. Vi consideriamo l'elemento centrale di interlocuzione col Ministero, quindi questo rapporto che vedo sia in Sardegna che in Liguria molto stretto tra i FLAG e gli OI non solo dovrà continuare nella prossima programmazione, ma penso che sia l'elemento centrale per arrivare con delle proposte forti anche a livello ministeriale. Speriamo che
La partenza non è stata delle migliori, speriamo che nel futuro, nei prossimi mesi, invece si recuperi un po' più di partecipazione nella stesura di questo nuovo programma operativo, perché sicuramente ce n'è bisogno per tutti. Rinnovo di nuovo se qualcuno vuole intervenire, altrimenti, come detto, ci salutiamo, vi faremo avere questo piccolo report, condivideremo questo piccolo report del video con voi, vi terremo aggiornati sul progetto e davvero vi ringraziamo per aver contribuito anche a questa nostra attività e a questo progetto europeo del nostro flag, e sicuramente l'esperienza, come diceva Remi, l'esperienza dei flag italiani è in Europa, questo lo abbiamo proprio toccato con mano parlando sia con gli amici della Corsica ma anche con ovviamente i nostri partner tunisini, è un esempio assoluto, quindi quello che sta facendo l'Italia e i flag italiani in tema di diversificazione è considerato un modello in tutta Europa, e questo ci deve far pensare che la strada è una strada giusta e va anzi non solo battuta ma ampliata ancora di più. Quindi se ci saranno poi occasioni di scambio anche con i partner tunisini per visitare magari il flag della Liguria e della Sardegna in un prossimo progetto, vi terremo assolutamente in considerazione anche per altre idee progettuali che sia voi che noi potremo avere in futuro. Io a questo punto ho parlato anche troppo, vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona giornata e un buon lavoro a tutti i livelli. Sia saluto a tutti. Ciao a tutti, ciao. Flag ai pescatori. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci, grazie. Ciao, 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 a presto, alla prossima.